Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta anche oggi in primo piano. La tragedia avvenuta a Casale sul Sile nel tardo pomeriggio di ieri. Due coniugi sono stati trovati morti dalla figlia. Il marito avrebbe ucciso la donna con una coltellata, la moglie poi si sarebbe ucciso ed è stato trovato nel garage. Ovviamente di questa tragedia ne parleremo fra qualche minuto insieme alla nostra Francesca Bozza che si trova sul posto. Parleremo anche della guerra in Ucraina, una situazione, lo sapete, sempre più instabile, sempre più difficile, con i risvolti economici che continuano e continuano a preoccupare tutti quanti, ma anche della macchina della solidarietà. Tantissime le regioni, tutte le regioni si sono mobilitate per accogliere le migliaia di profughi che stanno scappando dall'Ucraina. E un dato che arriva dalla regione e riguarda anche, per quanto riguarda il Veneto, riguarda i tamponi. Nella serata di ieri ai vari punti tampone si erano presentate 211 persone, perché ovviamente vengono fatti adesso i tamponi ai profughi che vengono accolti nella nostra regione, delle quali 56 sono un folto gruppo di bambini che erano arrivati, ve lo ricordate, l'abbiamo detto anche nel corso del nostro telegiornale, a Rubano, nel Padovano. Di questi sono stati trovati 10 positivi al Covid e sono scattate tutte le misure previste dai protocolli con l'isolamento, come nel caso delle 13 persone già ospitate nella struttura di Valdobbiadene nel Trevigiano. In molti casi peraltro si tratta di profughi in famiglia per ricongiungimento o in strutture messe a disposizione di associazioni. Dunque queste le notizie. E fra l'altro dovrebbe arrivare ormai fra poco anche il secondo pullman della Battistuzzi a Vittorio Veneto, con un altro carico di profughi, altre persone che sono scappate dalla bomba. Si tratta di tutte donne e bambini. Parliamo, lo vedo già sullo schermo, Andrea Martella, segretario del Partito Democratico regionale. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Insomma, oggi notizie purtroppo tra la cronaca e quelle che ormai conosciamo e la guerra, insomma, non buone notizie, ecco. Parliamo però di uno degli argomenti che continuano a dibattere in tutte le televisioni, ma nei giornali, e la gente è sempre più preoccupata, che riguarda proprio il caro bollette, riguarda il carburante, le farine, tutto in aumento. E insomma la gente davvero si chiede dove andremo a finire. Sì, diciamo che siamo di fronte ad una situazione difficile, che era già difficile prima che ci fosse da parte della Russia, di Putin, l'invasione dell'Ucraina, e che adesso è diventata ancora più difficile. Va detto che il governo era già intervenuto con un decreto di 6 miliardi che è in corso di approvazione e che servirà per calmierare l'aumento del costo dell'energia e quindi le bollette per i cittadini e per le imprese. Va detto che siamo già al lavoro per fare in modo che il nostro paese sia più autonomo nell'approvvigionamento di gas, per esempio dalla Russia, che quindi si diversifichino le fonti e che ancora si spinga sulle energie rinnovabili come possibilità di aumentare l'autonomia del nostro paese. Questa dell'energia è una questione fondamentale, perché ha a che fare con l'autonomia e con la libertà di un paese. E in questi giorni si è aumentata per esempio l'importazione di gas dall'Algeria. Ma naturalmente tutto questo oggi lo dobbiamo vedere nello scenario di guerra che si è venuto a creare. Ecco, fra l'altro proprio oggi anche alle 18.30 a Zero Branco ci sarà una mobilitazione, camion e trattori scenderanno in piazza per un messaggio sicuramente di pace, ma anche per tornare proprio sulla questione del caro bollette, sulla questione dei carburanti che stanno davvero mettendo in ginocchio moltissime imprese. Sì, mi rendo conto che è così e mi rendo conto che ci sono delle difficoltà da affrontare. Del resto stiamo vivendo tempi difficilissimi. Ieri ho partecipato ad un incontro con il mondo dell'agricoltura e lì ho capito quanto sia difficile anche per quel settore fare fronte all'aumento del costo dell'energia. L'Europa
interverrà con la costituzione di un fondo specifico per l'energia, perché questo problema sia affrontato da tutti i paesi. L'Italia farà la sua parte. Io però credo che si debba dire, mi permetta di dirlo, che in questo momento, con una guerra nel cuore dell'Europa, la libertà di quel paese, la democrazia, che vale per tutti, la pace, sono dei valori imprescindibili rispetto ai quali dobbiamo tenere ferma la barra, avendo la consapevolezza che naturalmente ci possono essere delle ripercussioni anche di carattere economico alle quali dobbiamo fare fronte con l'unità e la responsabilità. Del resto stiamo vivendo qualcosa di sconvolgente, nessuno avrebbe mai immaginato che nel cuore dell'Europa noi potessimo trovarci ancora a 2000 chilometri dal nostro paese, ad una guerra vera che si combatte con vittime civili che diventano ogni giorno più numerose. Mi auguro che oggi possa riaprirsi un filo di negoziato, di dialoghi tra la Russia e l'Ucraina, ma dobbiamo sapere che questa situazione rischia di durare anche un tempo che in questo momento non sappiamo definire. Ecco, qualcuno dice addirittura anni. Questo non lo so se durerà anni. Io mi auguro che il negoziato vada avanti, che la Russia di Putin cessi il fuoco, che le sanzioni che l'Unione Europea e anche l'Italia ha fatto nei confronti della Russia abbiano un effetto, perché rendano quell'economia diciamo più in difficoltà, e che quindi servano a introdurre la possibilità di riaprire il dialogo. Certo, quello che sta avvenendo in questi giorni ci dice che purtroppo questi negoziati sono difficili, che ci vorrà del tempo perché le sanzioni, che pure sono severe e stringenti, colpiscano l'economia russa e quindi producono un cambio anche magari dall'interno, e ci dice anche che in questo momento c'è una grande resistenza del popolo ucraino, al quale va data tutta la nostra responsabilità, tutto il nostro aiuto, tutta la nostra solidarietà, e questo chiama in campo un'altra questione, che è quella che lei accennava prima, cioè quella della solidarietà concreta nei confronti dei rifugiati, di quelli che scappano dalle bombe, che possono venire in Europa o nel nostro paese, che noi abbiamo il dovere di accogliere e di integrare. Ecco, infatti lo stavo chiedendo proprio adesso: nonostante i 2 anni di pandemia, nonostante le difficoltà economiche che molte famiglie si sono trovate ad affrontare, nonostante tutto questo, si è mobilitato un esercito davvero di solidarietà, famiglie, imprenditori, addirittura alberghi, e tutti insomma che mettono a disposizione quello che hanno per aiutare questo popolo. Da questo punto di vista il nostro è davvero un grande paese, e la nostra regione è una grande regione che è animata da uno spirito di volontariato, di solidarietà davvero grande, che ogni giorno si realizza peraltro in tantissime iniziative, e che oggi trova ovviamente una sua ulteriore realizzazione nel dare aiuto a queste persone, a questi cittadini ucraini che vengono da questa situazione così incredibile, con città isolate, conquistate dai russi, senza viveri, senza acqua, e quindi è partita veramente una sfida all'accoglienza, che riguarda associazioni, che riguarda organizzazioni, enti locali, come le associazioni anche economiche e produttive, che riguarda anche i partiti, anche il Partito Democratico del Veneto, che ha aderito sia alla campagna dell'SMS solidale, sia alla possibilità di concertare con le altre forme di associazionismo del territorio sia la raccolta di fondi che la raccolta di medicinali, di vestiario, insomma di tutto ciò che può servire in questo momento per fare in modo che ci sia un'accoglienza seria e responsabile. Ecco, cambiando anche discorso, parlando anche dei problemi che riguardano insomma un po' casa nostra, anche se questi riguardano anche noi ovviamente,
il bonus ex Renzi, insomma così l'abbiamo ormai chiamato, e si è un po' ridotta la platea perché è cambiato, insomma, il plafond delle persone che possono avere questi famosi 100 euro. Secondo lei, insomma, si poteva magari evitare in questo momento, visto che la situazione è già difficile, perché questi 100 euro, ci dicono insomma i lavoratori, erano insomma qualcosa in più? Ma questo nasce dal fatto che la legge di bilancio del 2022 ha portato a delle disposizioni nuove per quanto riguarda le aliquote e di conseguenza anche sul bonus che era stato previsto dei 100 euro e anche sull'assegno unico universale. Sono state cioè ridefinite le aliquote e questo determina anche che venga rimodulato quel bonus. Le aliquote sono state ridefinite con fino al 23% fino ai 15.000 euro, al 25% dai 15.000 ai 28.000, al 35% dai 28.000 ai 50.000, al 43% oltre i 50.000. La seconda liquida quindi è stata ridotta dal 27% al 25% e anche la terza è stata ridotta dal 38% al 35% ed è stata soppressa quella del 41%. Quindi diciamo è una semplificazione e anche una riduzione delle aliquote, quindi va a vantaggio dei redditi medio e medio-bassi, e questo rimodula anche il bonus perché questo magari avrebbe potuto portare a qualche struttura nell'utilizzo sia di un'aliquota più bassa sia del bonus. In ogni caso credo che ci sia la possibilità ulteriormente, visto il periodo di difficoltà, introdurre qualche correttivo sulla platea dei beneficiari. È una questione che credo potrà essere all'attenzione anche del governo nel corso delle prossime settimane. Al momento c'è questa specificazione dell'Agenzia delle Entrate che si riferisce alla legge di bilancio 2022 e che comunque comporta una riduzione delle aliquote, che quindi è un fatto positivo. Ecco, parlando invece del Partito Democratico regionale, insomma in vista anche delle elezioni, parliamo anche di quelle di Padova, come vi state muovendo? Quali sono insomma i vostri prossimi obiettivi, i prossimi passi? Beh, innanzitutto noi ci stiamo organizzando per essere forti e competitivi alle prossime elezioni amministrative. E a Padova, appunto, che lei ha citato, riconfermiamo il sindaco Giordani, che è un sindaco che ha lavorato seriamente, bene, riconosciuto dai padovani, assieme a lui con una coalizione di forze civiche e politiche che lo sosterranno, io credo, per una sua riconferma, per un secondo mandato alla guida della città di Padova. E Padova è sicuramente uno dei luoghi più importanti del Veneto che va al voto. Poi stiamo lavorando su Verona, abbiamo individuato la candidatura di Damiano Tommasi, una figura di grande prestigio che porterà una visione nuova a Verona, anche con lui un campo largo di forze politiche e civiche che lo sostiene. E come sapete, all'interno del centrodestra c'è una certa divisione che si vede a livello nazionale, locale e anche a Verona. Vedremo che cosa succederà. Noi pensiamo di poter aprire davvero una stagione nuova con Damiano Tommasi. Anche a Belluno stiamo lavorando per l'unità del centrosinistra, per continuare anche lì l'esperienza di governo che c'è stata negli ultimi anni e per l'individuazione di una candidatura unitaria che abbia il profilo giusto per raccogliere un ampio consenso da parte dei bellunesi. Poi ci sono tanti altri comuni che vanno al voto in Veneto, sono davvero molti, con città anche importanti come Mira, Mirano, Jesolo, Feltre e tanti altri comuni più piccoli. In tutti questi luoghi stiamo lavorando per costruire candidature competitive, alleanze che non siano il frutto, come fanno altri, di diciamo estemporanei tentativi, ma che siano fortemente radicate sul territorio e che proprio per questo sappiano rappresentare i problemi dei cittadini e affrontarli in maniera seria. Questa è la nostra forza. Siamo anche convinti che da queste elezioni amministrative parta anche la rinascita del PD in chiave regionale e, come si sa, stiamo lavorando anche a livello regionale per
dire la nostra su tante questioni, dall'autonomia alla sanità, per essere presenti nel territorio, per rappresentare davvero la società veneta in vista delle prossime elezioni regionali, rispetto alle quali ci candidiamo come forza di governo. Ecco, che cosa secondo lei è mancato fino ad ora nel Partito Democratico, parlo nel Veneto regionale? È mancato forse negli ultimi anni una capacità di uno spirito di iniziativa che determinasse una nostra presenza in tutto il territorio, al di là delle molte amministrazioni che abbiamo, che interloquisse con la società veneta, con il mondo dell'economia, con le forze sociali, con le forze diciamo produttive, e che avesse un progetto credibile agli occhi anche della società veneta, alternativo a quelli che governano adesso, ma che indicasse la giusta direzione per noi, per essere dalla parte del Veneto e per fare in modo che il Veneto possa continuare ad essere una regione importante, trainante a livello nazionale ed internazionale. E quindi in questo mese del mio lavoro stiamo lavorando per essere un partito unito, un partito che insieme affronta le grandi questioni che ha davanti, un partito che ha dei progetti, ha delle proposte, li dice in maniera seria, e un partito che si sta anche rigenerando dall'interno con nuove risorse umane, con nuove intelligenze, con nuovi gruppi dirigenti. A me spetta questo compito, che è un compito, come so, particolarmente difficile, di guidare questo processo, ma sono anche convinto che le cose difficili siano sempre le più entusiasmanti e che quindi valga la pena che siano vissute. Grazie, grazie davvero ad Andrea Martella per essere stato con noi, grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie a voi, a presto. Grazie. Noi andiamo avanti, abbiamo parlato di mobilitazioni, abbiamo parlato di insomma situazione difficile e la guerra in Ucraina costringe famiglie, imprese ed enti locali a ragionare di calcoli del caro bollette, già drammatici. A Treviso i rincari potrebbero assorbire il 5% del bilancio, mentre da politica e sindacati si chiede di calmierare i prezzi dell'energia subito. E a Zero Branco, ve l'ho detto proprio in apertura di questa prima edizione, ci sarà una mobilitazione, camion e trattori scenderanno in piazza. Sentiamo. Siamo passati da circa 130.000 euro a più di 360.000 euro di previsione di spesa. Proprio per far fronte anche a questo abbiamo iniziato a ridurre e a tagliare gli orari degli impianti di riscaldamento, concordemente con la scuola e con le società sportive. È così corso ai ripari il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto. La crisi ucraina ha ulteriormente spinto i prezzi, costringendo famiglie, aziende ed enti locali a riaggiornare previsioni che già prima dell'esplosione della guerra erano drammatiche. Risparmiare la prima azione, quella subito attuabile. Beh, il mio ufficio è spento ormai da gennaio. Ma in buona sostanza abbiamo tagliato del 70% gli orari di riscaldamento anche in municipio, perché siamo noi stessi i primi che devono dare un segnale. Riconteggi in corso anche nel comune capoluogo, dove fino a una settimana fa il caro bolletta sembrava girarsi sul milione di euro. Gli scenari sono di nuovo cambiati. Abbiamo stimato che per il comune di Treviso il costo dell'energia in aumento potrebbe aggirare dai 3 ai 4 milioni, quindi capite che su un bilancio da 90 milioni incide il 5%, che è una cosa incredibile. Stesso copione a Castelfranco e al Sant'Artemio. Da Stefano Marcon parte un nuovo messaggio all'esecutivo. La linea è condivisa anche dai sindacati. Nel breve deve intervenire il governo a sostegno di famiglie e imprese, perché altrimenti ci troviamo in situazioni non gestibili. Sarebbe opportuno la possibilità di calmierare i costi. Ovviamente questo lo si fa se c'è un'intesa a livello europeo,
che possa intervenire nel mettere dei tetti ai costi dell'energia, perché quanto noi importiamo subisce molte volte la speculazione delle borse, della finanza. Crisi internazionale con ripercussioni locali, la pace come unico vero antidoto. Anche per questo domani sera a Zero Branco la nuova mobilitazione dalle 18.30, camion e trattori in piazza contro la guerra e i suoi risvolti economici. Si parte dalla zona artigianale. Mano a mano che ci si avvicinerà al centro di Zero Branco verranno aggiunti a questo corteo molto semplice anche gli automezzi delle aziende che si trovano lungo il percorso. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in diretta, vi presento subito l'ospite che è qui con me ed è venuta a trovarci, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULS 2. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, insomma, parliamo di questa macchina solidale, insomma, nonostante, abbiamo detto anche prima, la pandemia, nonostante le difficoltà, perché insomma molte famiglie si sono trovate in grande difficoltà dopo i due anni di pandemia, nonostante tutto questo, davvero tantissime le dimostrazioni proprio di solidarietà da parte della gente. Arrivano, fra l'altro, l'abbiamo detto anche prima, sta arrivando il nuovo pullman della Battistuzzi Vittorio Veneto, arriva con un nuovo carico di persone che stanno scappando dalla guerra, dalle bombe, sono soprattutto donne e bambini perché, lo sapete, gli uomini sono rimasti in Ucraina per combattere e quindi anche hanno bisogno, e abbiamo visto anche da Padova, si stanno mobilitando di un supporto psicologico queste persone. Quindi arrivano, che cosa accade, Paola? Ma allora, rispetto appunto agli arrivi, in questo caso vengono appunto attraverso le piattaforme, gli hub che noi abbiamo proprio collegati ai Covid, e quindi io ringrazio davvero l'azienda sanitaria perché è stato anche individuato anche un formulario proprio che individua le modalità operative con anche un numero di riferimento che è lo 0422 323 831 323 832, di riferimento con una mail che ricordo essere SISP malattie infettive @us2.veneto.it, che permettono chiaramente il tampone immediato. Ovviamente se una persona è positiva viene previsto l'isolamento, cosa che è stata fatta come abbiamo visto appunto ieri nel Covid Hotel di Valdobbiadene, e sono previsti appunto i 10 giorni, mentre invece se è negativo comunque ci sono i 5 giorni di isolamento. In questa situazione devo ringraziare davvero il coordinamento anche con tutti i sindaci che è stato fatto assieme alla prefettura e anche con le Caritas, non solo la Caritas di Treviso, quindi la Visina, ma anche quella di Vittorio Veneto e quella di Padova, perché chiaramente ci sono le tre diocesi all'interno delle nostre comunità. Sicuramente è diventato importante la modalità operativa, per esempio, della compilazione del Digital Passenger Location Form, che è un documento che viene appunto compilato in via telematica, e la Caritas di Vittorio Veneto ha dato la massima disponibilità e lo abbiamo anche condiviso attraverso i sindaci sulla compilazione di questo. Successivamente poi c'è tutta la pratica che viene svolta attraverso il comune, quindi la dichiarazione di ospitalità che viene fatta proprio attraverso gli uffici dei nostri comuni, e successivamente nei 90 giorni poi per il tramite della questura ci sono proprio la formalizzazione dei vari aspetti che riguarda questo. Tramite l'azienda sanitaria anche c'è tutta la parte dell'assistenza sanitaria temporanea, quella che viene rilasciata proprio per i 6 mesi intanto, che permette ovviamente tutte le pratiche burocratiche che servono poi per il cittadino. Lo ricordiamo e ringrazio la Regione perché attraverso proprio la direzione dell'assessore Lanzarini sono arrivate poi tutte le comunicazioni che riguardavano poi anche tutte le modalità operative del rilascio della tessera e anche certo delle prestazioni da garantire. Paola, volevo chiedere anche una cosa. Molti di questi profughi vanno fuori regione e arrivano, ma poi vengono, insomma, raggiungono familiari, amici, insomma, che si trovano in altre regioni, altri rimangono invece nel Veneto. E abbiamo visto dalla Fondazione Gimbe che dicevano, insomma, non sottovalutiamo questo problema perché il popolo italiano, insomma, è tra i popoli più vaccinati, parliamo ovviamente di Covid, il popolo ucraino un po' meno. Una volta che, insomma, si stabilisce che queste persone rimangono da noi qui nel Veneto, hanno la possibilità di potersi vaccinare? Certamente si procede, ringrazio il direttore, il dottor Benazzi, che ha dato subito la disponibilità anche rispetto a questo per procedere alla vaccinazione di queste persone, soprattutto perché anche in tanti casi si tratta di ricongiungimenti, anche in alcuni casi, che arrivano direttamente alle famiglie dove ci sono appunto queste persone che si occupano, questi assistenti appunto che si occupano proprio della cura, dell'igiene dei nostri anziani.
anni e quindi diventa anche importante sotto questo aspetto, e quindi diventa fondamentale la disponibilità massima che è stata data rispetto a questo, ma anche sulle indicazioni regionali che sono arrivate. Diventa ulteriormente importante anche chiarire che al di là, diciamo, degli autobus possono anche giungere, e appunto in questo caso direttamente, anche proprio per questi ricongiungimenti, sui quali siamo a disposizione proprio con i nostri servizi sociali per aiutare anche in questa procedura, ma come dicevo anche dalla parte della Caritas per poi tutta la documentazione. Diventa anche importante dire che molte sono state le attestazioni anche da parte dei cittadini di tutta la nostra provincia, anche per la disponibilità data che viene data ai nostri comuni e che chiaramente concordiamo con la Prefettura di Treviso, perché certo, chiaramente riusciamo per il loro tramite di unire la domanda, che è l'offerta che viene data, e l'arrivo appunto di queste persone per trovare una sistemazione. Ecco, noi stiamo vedendo le immagini del pullman, il primo pullman che è arrivato a Vittorio Veneto con l'arrivo, insomma, dei profughi dall'Ucraina. Come vi ho detto, il secondo pullman dovrebbe arrivare ormai a momenti, era ripartito immediatamente, e come è successo per l'altra volta, anche questa volta il pullman porterà questi profughi, poi si riposeranno un po' e vogliono ripartire immediatamente per un terzo viaggio, perché ci sono altre persone che hanno già richiesto di poter salire, di poter arrivare qui nel Veneto. Quindi, insomma, davvero è un fiume di persone. E sicuramente diventa anche importante proprio in questo caso dare delle informazioni puntuali e precise per evitare effettivamente che poi nella confusione poi si generi chiaramente una mancanza di documenti o quant'altro. Quindi, ripeto, in questo aspetto la nostra azienda sanitaria ha proprio riservato un numero di telefono e anche una mail, proprio perché anche se appunto non arrivano per il tramite chiaramente degli autobus, ma tramite, insomma, direttamente un ricongiungimento familiare, possono per il tramite di questa mail richiedere immediatamente, prima appunto di giungere, già la possibilità di fare il tampone. Fanno il tampone, la quarantena nel caso appunto fossero positivi di 10 giorni, diversamente insomma di 5 giorni. L'isolamento può essere fatto, lo abbiamo anche chiarito nella circolare dell'azienda sanitaria, all'interno dell'abitazione qualora sia un ricongiungimento familiare, nella stessa modalità che viene fatta normalmente, quindi tenendo appunto il luogo isolato con l'utilizzo delle mascherine e chiaramente le precauzioni che già prima c'erano e quindi vengono riconfermate. Ecco, io ho visto sullo schermo Roberto Ciametti, presidente del Consiglio regionale. Lo saluto subito, buongiorno. Buongiorno, scusate il ritardo, ma appunto ho avuto problemi tecnici. Buongiorno, buongiorno presidente. Senta, noi stiamo parlando, insomma, di questa macchina solidale del popolo veneto che si è subito mobilitato per questa popolazione ucraina, e ieri abbiamo visto, insomma, è stato votato questo documento unanime. Sì, un documento che ha fatto sintesi di 6 risoluzioni diverse che erano partite da tutti i gruppi politici e che hanno trovato, dopo appunto discussione anche franca e sincera in Consiglio regionale, una posizione comune. Ed era importante che ci fosse una posizione comune da parte del Parlamento dei Veneti, da parte dell'Assemblea legislativa regionale. Tra l'altro sei stata la prima regione a fare un'iniziativa di questo tipo, quindi un bel segnale, insomma, che è partito dal Consiglio regionale e che ha posto come obiettivi e anche stimoli rivolti sia alla Giunta, che però era già operativa in questo senso, quindi l'accoglienza a chi scappa da una guerra, a chi fugge dalle bombe, e anche spinte a livello nazionale, perché comunque come Sistema Veneto abbiamo una forte preoccupazione delle ricadute economiche che gli eventi bellici in Ucraina hanno e potranno avere nel breve e nel medio periodo per le nostre imprese, per il nostro tessuto economico, per l'occupazione dei nostri cittadini. Ecco, proprio di questo volevo parlare, insomma, i risvolti economici sono risvolti davvero preoccupanti per il nostro paese, non ovviamente solo per il Veneto, ma per l'Italia intera. Sì, penso che tutti noi, io compreso, ho pagato i giorni scorsi la bolletta del gas dell'ultimo periodo e abbiamo visto, io la mia raddoppiata, ma ho sentito la cosa quasi per tutti. Il prezzo del gas sta ulteriormente aumentando. Noi siamo dipendenti per il 46% del nostro gas, arriva dalla Russia e passa per l'Ucraina. Quindi aziende, attività commerciali, ma anche le nostre case hanno bisogno di quel gas. Faccio un altro esempio.
La Russia è la maggiore esportatrice di nitrato d'ammonio e potassio, che sono gli elementi base per i nostri fertilizzanti. L'etanolo che serve per i mangimi, per gli allevamenti delle nostre bestiame, ha avuto un incremento del 40% nell'ultimo periodo. Sta veramente succedendo a livello economico una serie di un effetto domino che sta e creerà problemi sicuramente nel prezzo delle derrate alimentari e in quello che noi compriamo normalmente. Ma la cosa che ho evidenziato io ieri nel mio intervento, già noi come sistema Veneto, come sistema Italia, assieme alla Germania, siamo quelli che hanno pagato di più le sanzioni per la Crimea negli ultimi anni. E come scriveva una persona lontanissima politicamente da me, Romano Prodi, lo scorso venerdì su Corriere della Sera, Germania e Italia sono quelle che pagheranno di più anche queste nuove sanzioni. Cioè, le sanzioni hanno un effetto per chi le emana asimmetrico: qualcuno ci perde di più, qualcuno ci perde di meno. Andando alle sanzioni per la Crimea, la CGIA di Mestre ha dimostrato che, ad esempio, i Paesi Bassi hanno aumentato il loro PIL con la Russia rispetto a noi e Germania, che abbiamo perso il 25-26%. Quindi quello che noi chiediamo è che venga riconosciuto anche a livello europeo, anche a livello internazionale, chi più da queste sanzioni, che giustamente vanno applicate perché è l'unico, secondo me, metodo che può essere compreso dalla Russia in questo momento, vanno applicate e qualcuno, ripeto, perde di più. Questa cosa va riconosciuta a livello internazionale e va dato un ristoro a quei paesi che, ripeto, in questo momento dal punto di vista economico ne hanno più da perdere. Anche perché, Presidente, insomma, abbiamo visto già la pandemia ha creato a livello economico, insomma, una difficoltà enorme. Abbiamo tentato, insomma, stiamo cercando di tornare un po' su, ma poi adesso la guerra, il rincari delle bollette, insomma, le imprese sono davvero strozzate. Oggi a Zero Branco ci sarà una mobilitazione con trattori, camion che scendono in piazza. Insomma, è un urlo davvero di disperazione. Abbiamo sentito anche varie associazioni di categoria. Se la pandemia non ha ucciso delle imprese, adesso, insomma, si rischia davvero di far chiudere imprese e anche piccoli artigiani. Ma la beffa sulle beffe era questa, cioè stavamo vivendo un periodo di dinamicità economica che ci portava a guardare nel brevissimo, nel medio periodo, con prospettive interessanti, quindi imprese che lavoravano, imprese che cercavano personale, realtà che, insomma, stavano recuperando in maniera anche clamorosa alcuni il brutto periodo passato in questi due anni. E quando arriva un evento bellico praticamente alle porte dell'Europa che raffredda tutti questi entusiasmi, mi immagino e mi metto anche nei panni di un imprenditore che magari fino a una settimana fa pensava di fare investimenti per alimentare linee di produzione, migliorare il proprio sistema aziendale, guardare avanti. Adesso immagino che ci sarà un minimo di dubbio se fare l'investimento o meno. Quindi questa situazione di incertezza internazionale non fa bene sicuramente al nostro sistema economico e alle nostre terre. Toccando anche un altro comparto che finora è stato davvero tartassato, che è il turismo. Adesso tutto, ovviamente, il turismo ucraino e russo ovviamente non ci sarà, e questo, insomma, si dice, insomma, soprattutto le zone balneari venete rischiano davvero, insomma. Ci sono anche comunque turisti, ovviamente, tedeschi, austriaci, però insomma è una bella fetta che viene a mancare. Comunque in un periodo di incertezza, chiamiamola dovuta alla guerra, certo, che anche incertezza economica, che è tranquillità nel muoversi, ci sarà un raffreddamento di chi magari voleva venire a farsi Pasqua nelle nostre spiagge, nei nostri campeggi, nelle nostre città d'arte, e chi adesso, piuttosto magari partendo dalla Baviera, partendo dal centro Europa, veniva da noi. Adesso qualche
qualcuno ci pensa prima di prenotare o prima di partire, quindi non fa bene a nessuno quello che sta accadendo, e prima tacciono le armi meglio sarà per il popolo ucraino, ma anche per l'economia dell'Europa. Un'ultima domanda, Presidente. Abbiamo parlato anche con Martella. Bonus ex Renzi, si sa, adesso la platea dei beneficiari si è ridotta tantissimo. Qualcuno dice, insomma, quei 100 euro alla fine nelle tasche dei cittadini, insomma, c'erano e si sentivano, adesso insomma sono molto meno i beneficiari. Allora, secondo me anche a livello nazionale va fatta una verifica dei sussidi e dei Non riusciamo più a sentire il Presidente, vediamo se riusciamo, niente, non riusciamo, abbiamo perso il collegamento. Torniamo dal Presidente appena riusciremo a ricollegarci con lui. Io non so se è pronta, l'avevo vista però sullo schermo passare un attimo la nostra Ilaria Marchiori, che si trova a Chioggia. Eccola qui, la vedo sullo schermo. Ilaria, buongiorno. Parliamo di Chioggia, capitale della cultura 2024. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio per questo motivo che ci troviamo qui a Chioggia all'ingresso dell'Auditorium San Nicolò, dove si è appena svolto un importante convegno alla presenza di moltissime autorità. Perché? Perché sono tutti qui stamattina per appoggiare la candidatura di Chioggia Capitale della Cultura Italiana 2024. Stiamo parlando di oltre 15 personalità della vita politica, civile, religiosa, accademica e culturale del territorio, dal sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro, l'assessore al turismo Simone Venturini, naturalmente il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il sindaco di Padova Giordani, insomma tantissimi, il vescovo di Chioggia Monsignor Dianin, tutti qui per sostenere diffusamente la candidatura di Chioggia. È importantissima questa presenza, questa fitta presenza, proprio perché così fa sentire il territorio decisamente più unito. A breve dovrebbe anche proprio arrivare il sindaco di Chioggia Mauro Armelao per parlarci di questo incontro che si è appena svolto, dove tutti hanno deciso di prendere parte proprio per sostenere la candidatura di Chioggia, che come sappiamo, ma comunque lo ricordiamo, compete con un'altra città della nostra regione tra la rosa di 10 candidate con Vicenza, e dunque è un derby veneto tra queste due città, ma poi ovviamente insieme alle altre 8 che concorrono a Capitale della Cultura Italiana 2024. E il sindaco Armelao, nel suo intervento che si è concluso proprio poco fa, ha citato la collaborazione appunto di tutti gli attori del territorio, ha accennato alle opere di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, anche agli interventi in corso, alla visione complessiva che attende proprio il percorso di candidatura della città. Un percorso che si basa soprattutto sull'unicità di Chioggia, che sappiamo ha una specificità un po' come Venezia, e quindi anche su questo si punta. Tra l'altro è iniziata proprio questa mattina, intorno alle 10:30, la presentazione del dossier per la candidatura di Chioggia, e filtra anche grande ottimismo dal gruppo promotore, come ha detto anche Pino Penzo. Chioggia vincerà, questo è quanto dice proprio il gruppo promotore all'unisono. Facendo squadra noi crediamo sia possibile far rinascere la città, e già oggi abbiamo una chance per poterlo fare. Giovedì poi, appunto, dicono, c'è l'ultimo traguardo di un lavoro che ha visto impegnato tutto il mondo culturale, politico, sociale ed economico della città. Ricordiamo che quando è uscita la notizia che Chioggia faceva parte di questa rosa di 10 città italiane candidate, il sindaco Armelao si era appellato ai cittadini, insomma a tutti i suoi concittadini, proprio per dire ora dobbiamo mettercela tutta e unirci, lottare insieme, anche sforzarci per far vincere Chioggia e farle
aggiudicare il titolo di capitale italiana della cultura europea. Ecco, qui dovrebbe essere arrivato il sindaco. Buongiorno sindaco, eccoci qui. L'abbiamo proprio strappata qui all'ultimo momento. Si è appena concluso questo convegno, questa audizione proprio per appoggiare la candidatura di Chioggia. Tante persone che sono arrivate dal territorio, tanti suoi colleghi, il nuovo vescovo di Chioggia, Monsignor Dianin, insomma tutti qui per appoggiare diffusamente la candidatura di Chioggia. Ce la facciamo sindaco? Ma dobbiamo farcela, infatti io ho ringraziato tutti i sindaci presenti, anche il vescovo di Chioggia, perché chiaramente il presidente della provincia di Padova, il sindaco di Padova, il sindaco di Venezia, i sindaci dei comuni diciamo vicini ai nostri, quindi Rosolina, Cavarza, Recona, Adria, molti sindaci mi hanno scritto che non potevano essere presenti perché c'erano anche impegni concomitanti, quindi hanno comunque dato la loro disponibilità qualora anche Chioggia diventasse finalmente capitale italiana della cultura 2024 a fare la loro parte, perché se Chioggia diventerà capitale della cultura è chiaro che in Veneto ci muoveremo a 360 gradi, perché coinvolgeremo tutto il potenziale, tutto il patrimonio, tutto il potenziale delle città del nostro Veneto, chiaramente pensando all'Arena di Verona, no? Pensando a Venezia con la Biennale, la Fenice, quindi abbiamo un potenziale di fuoco enorme e ci auguriamo che la nostra città diventi capitale della cultura, perché sicuramente sarebbe un rilancio importante per tutto il territorio. Ecco, questa è una candidatura, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito più volte anche proprio con la presentazione del dossier, che parte dal basso. Che cosa significa? Uno dei punti di forza è proprio quello che questo dossier, questa candidatura parte proprio da gente che vive e lavora la città di Chioggia, quindi non è partita questa candidatura per una volontà diciamo politica, ma è partita per la volontà della cittadinanza, dei cittadini che si sono comunque orgogliosi della propria città, ha detto perché non partecipare, perché non fare un dossier per poter partecipare e far sì che la nostra Chioggia possa diventare anche capitale della cultura. E così è stato, quindi noi abbiamo il potenziale di che la candidatura è partita dalla base, quindi dai cittadini che vivono e lavorano appunto qui a Chioggia. L'altro potenziale è che Chioggia è già una capitale, è già capitale della pesca italiana. La terza cosa è che io ovviamente lo ricordo sempre, che abbiamo l'orologio in funzione più antico al mondo, quindi queste cose sono tre cose che caratterizzano questo dossier che è stato presentato al Ministero della Cultura, che è stato presentato anche oggi in audizione in diretta. Ecco, infatti abbiamo detto è iniziata alle 10:15 proprio questa presentazione del dossier. C'è una città, allora sappiamo che c'è un derby tutto Veneto che è quello Chioggia-Vicenza e ora ne parleremo, ma poi c'è una città tra le altre candidate, perché ricordiamo che in tutto sono 10, che magari vi preoccupa un po' più di un'altra? No, sinceramente il derby con Vicenza ovviamente c'è tutto, ecco. Io ho lanciato anche un assist a Vicenza, ho detto che è finalista come noi e quindi saremo pronti anche a collaborare con loro chiaramente, però non abbiamo un particolare diciamo pensieri su altre città, ci auguriamo che comunque la capitale rimanga in Veneto, ecco, perché il Veneto può esprimere sicuramente tantissime cose per tutto il paese, insomma per l'Italia. Ecco, naturalmente sindaco, siamo qui a parlare di questa importante candidatura di Chioggia, stiamo parlando di cultura, stiamo parlando anche di bellezza del territorio, però è importante anche non dimenticare che cosa sta succedendo intorno a noi e anche Chioggia si è messa a disposizione per accogliere i cittadini che arrivano dall'Ucraina. Che cosa state facendo in tal senso? Ecco, oggi non ho voluto durante l'audizione ricordare insomma questo periodo che stiamo passando, che è quello della guerra in Ucraina. Chiaramente stiamo facendo la nostra parte come comune, oggi pomeriggio avremo anche una videoconferenza con il prefetto di Venezia, con il sindaco Brugnaro, proprio per coordinare gli aiuti umanitari, ci stiamo già muovendo con le associazioni del territorio per raccogliere diciamo cibo, ecco, a lunga scadenza, e chiaramente medicinali, farmaci e anche materiale sanitario per gli ospedali, ecco, ci è arrivata una lista precisa anche dalla Protezione Civile, quindi sabato abbiamo anche un CT, una manifestazione qui sotto il comune, una manifestazione della città a cui abbiamo aderito come amministrazione comunale, però dobbiamo fare come sempre la nostra parte, ma penso che il nostro paese, gli italiani abbiano sempre fatto la loro parte, sia con le missioni all'estero, perché i nostri soldati italiani sono sempre stati amati e stimati dalle popolazioni, fuori ovviamente
dall'Italia, ma faremo come sempre la nostra parte, perché l'Ucraina comunque c'è vicina, perché pensate che il nostro territorio di Chioggia ha tantissime badanti che sono da anni che lavorano e si sono integrate benissimo sulla, nella nostra città, ma come penso nel resto del Veneto e anche del paese. È un popolo che lavora, diciamo, ecco, quindi saremo pronti ad accogliere ed ospitare questi, spero non diciamo orfani, perché chiaramente quando parlo di orfani è ancora più triste il messaggio, ma questi profughi, diciamo, provenienti dall'Ucraina sono donne e bambini, perché gli uomini sono trattenuti fino ai 60 anni nel paese perché devono combattere. Ecco, Sindaco, tornando poi a parlare di Chioggia, candidata capitale italiana della cultura, quando sapremo qualcosa? Mi hanno detto il 29 marzo. Quindi saranno 25 giorni, diciamo, di tensione, di incubi, diciamo incubi piacevoli, anche perché magari risvegliarsi ed essere capitale italiana della cultura chiaramente sarebbe un successo per tutti i chioggioti, che sono orgogliosi della loro città. Ecco, io ovviamente mi sono appellato, non ci resta che appellarci al Signore, abbiamo infatti il Vescovo di Chioggia, che spero che nelle sue preghiere ricorderà anche questo importante progetto per la nuova città. Città anche del Vescovo, perché chiaramente da poco è qui, è arrivato da Padova. Come lei? Esatto, ha sicuramente diciamo capito che è una città comunque accogliente, molto calorosa, accogliente. Penso che non si aspettasse anche un calore così, diciamo, così forte da parte della popolazione. Ilaria. Ecco, ringrazio il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Se non ci sono altre domande, Daniela, io restituisco la linea allo studio. No, grazie davvero Ilaria, grazie anche al sindaco, lo ringrazialo per noi e insomma speriamo davvero bene perché Chioggia possa diventare la capitale della cultura. Grazie Ilaria, buon lavoro. Noi a ci voi, spostiamo, grazie. L'ho vista sullo schermo, poi di questo parleremo anche insieme a Paola Roma, proprio di violenza anche sulle donne, un omicidio, una tragedia avvenuta a Casale Sulsile, ne parliamo, la vedo sullo schermo con la nostra Francesca Bozza. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Diciamo che Casale si è svegliata sotto shock, lo shock che ha accompagnato la serata di ieri in tutto il comune, qui in particolare in vicolo Toniolo, per la tragedia che si è consumata in un appartamento, in una casa del stabile che vedete alle mie spalle, a scoprire i corpi senza vita di Franco Gellusic e Flora Mattucci, marito e moglie. È stata una delle figlie che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori che non rispondevano al citofono, al campanello. Allarmata si è recata qui e quando ha aperto la porta si è trovata di fronte a una scena orribile. La madre in camera da letto, accoltellata, il padre in garage, trovato senza vita, impiccato. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, sono subito messi in moto ieri sera per ricostruire quanto è accaduto. La pista più pensata sarebbe quella dell'omicidio-suicidio. Franco Gellusic avrebbe accoltellato la moglie e poi si sarebbe spostato in garage e gli si sarebbe tolto la vita. Non ci sono segni di effrazione che possano far pensare ad un coinvolgimento di terze persone. Ora le indagini si stanno concentrando su un bigliettino, un foglietto trovato in garage vicino al corpo del 73enne. Con una scritta, poche righe, con una scrittura incerta e per questo anche difficile da interpretare, da decifrare. I carabinieri stanno appunto visionando questo contenuto che rimane naturalmente nel massimo riservo, e si sta cercando di capire se in quel bigliettino, con quella scrittura incerta, il 73enne abbia spiegato le motivazioni del suo gesto. Qui in via Toniolo la coppia viene descritta come una coppia molto riservata, si vedeva soprattutto il marito camminare qui nel quartiere, qualche saluto, ma nulla di più. Una coppia che si era trasferita qui a Casale Sulsile nel dicembre del 2005, una coppia che viveva la sua quotidianità, appunto, ripeto, la parola che ci hanno detto
tutti molto riservati, e quando si è saputo quello che era successo, è veramente un fulmine a centurino, si stanno chiedendo cosa possa essere accaduto, è una tragedia senza un perché. Io direi, Daniela, di sentire le interviste che avete raccolto ieri sera, tu insieme a Cristiana Arboita, Nicola Marcato, con alcuni residenti qui del quartiere che appunto sotto shock raccontano chi erano Franco e la moglie Flora. Li conosceva? Di vista, il signore li conoscevo di vista, ma mi dava l'impressione molto di una persona molto equilibrata, molto a posto, cioè non vedevo il garage aperto che sistemava il garage, dopo vedevo che scendeva con la signora con la macchina, ma cioè, rimango veramente allibito perché mi dava molto l'impressione di persone equilibrate. Cioè, che avessero mai avuto problemi? Guardi, che fossero persone schive molto, cioè, però io passo tutti i giorni di qua, vengo qua a correre, per cui il signore lo vedevo spesso, lo conoscevo bene di vista, però che mi avesse dato confidenza, insomma, ciao, vedevo che stava qua lavorando e vedevo che puliva la macchina, mi dava sempre tutto in ordine, metteva sempre molto in ordine, quindi rimango veramente... Cosa ha pensato quando sta male, perché questo qua sta via qua, sta zona qua, è una via molto, molto tranquilla, non è mai successo niente di non un sentore, non so, urlare, che litigare, cioè, rimango veramente allibito. Buongiorno, buonasera, ma non è che... Cosa ha pensato quando ha saputo una tragedia? Adesso, mia figlia è venuta a prendere i bambini e ha detto mamma che sta succedendo, ora sono uscita adesso, ma non so... Signore, vabbè. Che cosa ha pensato adesso quando ha saputo di questa tragedia? Santo, tra tutte queste tragedie ormai veramente non disperai qua. Ecco, il sentimento che avete sentito nelle persone intervistate ieri sera è lo stesso di chi abbiamo incontrato noi oggi, completo smarrimento di fronte a una tragedia così grande arrivata da... in questa piccola casa, in questa villetta qui in Vicolo Toniolo. Dunque, ricapitolando, ora le indagini si stanno concentrando su questo fogliettino trovato accanto al corpo del signor Franco, si sta cercando di capire quali siano i contenuti del fogliettino. Nelle prossime ore verrà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sui corpi dei due coniugi. Se non ci sono domande, Daniela, ti restituirei la linea. No, grazie, grazie davvero. Grazie Francesca e buon lavoro. Noi quindi parliamo, purtroppo, insomma, non sappiamo ancora che cosa ha portato a questa tragedia, che lo ricordiamo è accaduta appunto, come ha detto la nostra Francesca Bozza, ieri sera, e una, insomma, comunque è un omicidio, comunque è un femminicidio, un marito che, se, secondo insomma, quanto è stato detto anche dagli investigatori, ha ucciso la moglie. Si torna a parlare, Paola Roma, anche di violenza sulle donne. Sì, sicuramente di un duplice aspetto. Chiaramente in quello che si vedeva prima, anche la figura dello psicologo di quartiere che appunto stiamo seguendo come ambito di Treviso, che è stata aperta a tutti quanti, è un po' un primo cercare di anche arrivare prima a queste situazioni. Alcuni comuni hanno anche attivato delle modalità operative con le associazioni di ascolto, anche di presa in carico di quei casi che effettivamente l'emergenza adesso sta diventando sociale, come lo prevedevamo rispetto a quanto anche si è evidenziato durante la situazione pandemica. È chiaro che ci sono nuove necessità e che anche le modalità di ascolto delle persone devono essere anche diverse e diversificate. Sicuramente... Scusami Paolo, si riesce ad intervenire prima, come dicevi tu, prima che poi si arrivi a una tragedia tanto grande? Queste situazioni sono situazioni di prevenzione e molte sono le attività che vengono fatte in maniera diversificata dai comuni, ma che anche l'azienda sanitaria sta cercando di porre in essere. È chiaro che il personale che è interessato a questo è stato anche utilizzato per tutta la fase sanitaria, quindi certo, anche i vari professionisti hanno dovuto cedere rispetto anche a un'attività, un'emergenza pandemica che ci ha coinvolto. È chiaro che modalità come queste, come gli spazi di ascolto anche che vengono creati anche per i ragazzi, quindi perché parliamo anche di adolescenti che hanno situazioni
bisogni anche particolari che devono essere presi in carico, è una macchina che sta lavorando soprattutto sotto l'aspetto sociale e sta cercando di fare rete con tutti quanti i comuni, non solo con le singole iniziative ma anche con le iniziative che con il direttore generale dottor Benazzi ma anche col dottor Rigoli stiamo cercando di portare avanti in maniera trasversale in tutti i comuni. In particolare una di cui citavi tu appunto la situazione relativa alla violenza sulle donne è un intervento trasversale che ha visto la conferenza di sindaci e poi i tre comitati e andrà a concludersi proprio domani con l'approvazione in conferenza dei sindaci di ulteriori fondi che verranno messi da parte dei tre comitati proprio per la primissima presa in carico delle donne e minori vittime di violenza. Perché la conferenza dei sindaci ha voluto fare questo? È un lavoro che già vediamo nel comitato di Treviso, io ringrazio il tavolo interistituzionale presieduto dal Comune di Treviso con la prefettura che ha già messo in rete anche tutta la parte delle forze dell'ordine e che lavora benissimo con i centri antiviolenza, con i CAV e con tutte le strutture. Però cosa voleva dare come segnale la conferenza? Quella di un intervento, di una primissima presa in carico. È normale che è un servizio che già Treviso ha, ma che vuole aprirsi anche agli altri territori, nel quale appunto una donna che chiaramente va a denunciare un tipo di violenza che può essere per il tramite del pronto soccorso e quindi con la rete integrata dell'azienda sanitaria ma anche con le forze dell'ordine, abbia la possibilità anche di avere un luogo dove temporaneamente essere presa in carico e presa in cura da personale anche specializzato, perché quello che diventa importante anche le persone che ovviamente sono all'interno di questa rete, ma poi ovviamente quegli indirizzi che poi vengono seguiti proprio nei centri antiviolenza e quindi anche nelle case ad indirizzo segreto e con i quali ovviamente ci si interfaccia. La volontà della conferenza di sindaci è stata quella ovviamente di una risposta strutturale sul territorio, quindi a livello dei tre distretti, che verrà approvata appunto nella conferenza dei sindaci di domani, proprio per cercare di implementare nel caso del comitato dei sindaci del distretto di Treviso, ma anche di implementare anche negli altri territori quello che già è una situazione che diventa ovviamente emergente. È chiaro che se viene creata un'offerta di questo tipo magari è anche più facile che le persone si avvicinino a questo e quindi anche nei primi settori possano trovare un primo grado di risposta. Credo che questo sia un inizio, perché poi certo, Daniela, sicuramente questo deve trovare compimento e compiezza all'interno dei piani di zona della conferenza dei sindaci. Ecco, fra l'altro un fenomeno purtroppo quello della violenza sulle donne che è aumentato durante questi due anni di pandemia, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato davvero spessissimo con il lockdown, quindi famiglie che però erano già in crisi, insomma non che tutte le famiglie poi si sono trovate in crisi, famiglie che già probabilmente avevano una situazione difficile che quindi durante il lockdown poi è sfociata in quello insomma che purtroppo abbiamo visto e saputo con l'aumento anche delle separazioni. E queste dunque le cose che ormai di cui parliamo spesso. E un po' in tutte le forze dell'ordine, i carabinieri hanno cercato di venire un po' incontro a queste situazioni, ci sono le stanze di ascolto proprio nelle caserme dei carabinieri, proprio per aiutare le vittime a denunciare, aiutare e cercare di agevolare la denuncia, perché non è facile poi arrivare, giusto Paola, certo, a denunciare. E questo è molto importante. L'appello che hanno sempre lanciato le forze dell'ordine, l'appello che insomma anche dagli psicologi è stato lanciato, è quello di farsi avanti, di se c'è un problema di parlarne con qualcuno, e lo psicologo di quartiere ha anche questo, insomma. Ha anche questo tipo di funzione che appunto è partito, ricordo, dal Comune di Treviso, ma adesso è aperto appunto a tutti i 37 comuni dell'ambito di Treviso. Chiaramente diventa una prima possibile anche risposta anche rispetto ad altri tipi di esigenze. Noi lo vediamo che anche diciamo delle persone anziane che fino a prima non venivano nei nostri servizi, la cosa più importante che adesso ci prendiamo carico è capire se queste persone che magari sì hanno una rete familiare ma vivono da sole e magari anche per una certa non volontà, diciamo, di aver bisogno delle amministrazioni, non si rivolgono immediatamente. Quindi quella situazione, diciamo, un po' borderline che prima chiaramente non arrivava ai nostri servizi, è una nuova condizione e una nuova necessità. Io credo che in questo aspetto molte sono le iniziative appunto che vengono fatte da parte dei comuni, stiamo appunto le mettiamo assieme, perché davvero la forza dei comuni sta diventando proprio il lavoro di squadra che stiamo facendo sul territorio, e come dicevo prima l'approdo importante deve essere proprio quello dei piani di zona e quindi nell'inserimento poi di
di queste strutture all'interno di una programmazione regionale e quindi di una possibile anche contribuzione da parte anche del Ministero, perché ricordo che queste sono delle tematiche sulle quali il Ministero ovviamente deve dare un certo tipo di risposte, che chiaramente, ripeto, dei fondi sono arrivati anche per il nostro comitato dei sindaci rispetto a questo, ma non sono mai abbastanza, e quindi i comuni stanno cercando di intervenire in questo proprio perché la necessità c'è, ma la necessità strutturata come lo è nel nostro territorio, lo dicevi appunto prima tu, ma anche ricordo solo Optimist, quello che sta facendo, certo, anche attraverso il comando provinciale dei carabinieri, ma proprio tutte queste attività vanno nel senso di squadra e nella modalità di dire benissimo, anche nelle realtà dei nostri comuni, in questo caso anche in disponibilità anche di luoghi che i comuni stanno dando, cercare appunto di dare una primissima risposta, ed è poi questo il messaggio di squadra che vogliamo cercare di lanciare, proprio arrivando poi all'istituzione a livello centrale, che chiaramente dovrebbero rimpinguare quei fondi che vengono poi dati alle regioni e poi successivamente agli ambiti, perché davvero i comuni questa la trovano una necessità importante, tanto che stanno facendo un investimento cospicuo proprio per la necessità che troviamo, perché ovviamente, ripeto, essendoci un'offerta c'è anche una possibilità delle persone di andare a denunciare, di certo, poter insomma avvicinarsi, ovviamente cercando di avere una rete come quella che è strutturata nella nostra provincia, che chiaramente dà delle risposte appunto in maniera corale. Ecco, io vorrei parlare anche un attimo insomma del bollettino regionale, perché insomma il Covid è vero che insomma i contagi sono diminuiti, fortunatamente stiamo vedendo un po' la luce in fondo a questo tunnel che è durato 2 anni, però insomma è giusto anche dare i numeri del bollettino regionale, che dice continuano ad oscillare poco sotto quota 4.000 i nuovi contagi Covid giornalieri in Veneto. Nelle ultime 24 ore i positivi trovati con i tamponi sono stati 3.918, ieri invece erano 3.434. Si contano però nel Veneto anche 7 decessi, il totale dei malati da inizio dell'epidemia sale a 1.341.406, quelli delle vittime a 13.864, ed è un numero che Paola Roma dobbiamo ricordare, 13.864 persone che sono morte di Covid. Sì, sicuramente, e quindi anche questo ci porta a pensare a tutto il lavoro che comunque si sta continuando a fare nella parte sanitaria. Ricordo che alcuni luoghi dove si facevano le vaccinazioni appunto sono stati ridotti, ma vengono fatti in quei luoghi per esempio le vaccinazioni normali collegate ai ragazzi, piuttosto che l'attività di tutti i punti tampone, che continua ad essere attiva e continua a cercare di dare una risposta. Io questo lo ricordo, Daniele, perché sono persone dietro questi numeri, certo, dietro questo lavoro che è stato fatto, e dietro questo lavoro di squadra che mi permetto di dire che la nostra azienda sanitaria ha coordinato assieme a tutti i sindaci della nostra provincia davvero in una maniera esemplare, perché ci siamo dati non solo la disponibilità dei nostri cittadini, del volontariato, di tutti quelli che stanno continuando a lavorare, che giornalmente danno risposte, ma che davvero abbiamo cercato di fare squadra per quanto nelle nostre possibilità, certo, ma di dare dei luoghi, ma soprattutto anche di cercare di dare delle risposte anche puntuali e precise. Chiaramente, ripeto, in questo lavoro di squadra non possiamo appunto dimenticare tutte le persone, certo, che stanno continuando comunque a lavorare, e che chiaramente anche tutta quella che è l'attività anche ospedaliera che normalmente viene svolta, che sta riprendendo, sta continuando eccetera, ma che chiaramente ha dei volti di persone che anche dietro di loro ci sono delle famiglie, e come all'interno dei nostri volontari che, certo, hanno lasciato il loro tempo e tolto le loro famiglie per darlo alle nostre comunità. Per quanto riguarda sempre il bollettino regionale, si abbassa progressivamente la pressione sugli ospedali, questa è una buona notizia, i pazienti Covid in area medica sono 955, meno 40 rispetto alle ultime 24 ore, quelli nelle terapie intensive sono 90 con un meno 3. L'unico indice a subire un leggero rialzo è quello degli attuali positivi, che sono 51.229, 52 in più del giorno precedente. Sì, lo ricordo anche per le nostre strutture, quindi posso ai nostri centri servizi, ma anche insomma le strutture per disabili, che anche tutto il continuare del lavoro anche dei tamponi che continuano ad essere fatti, della necessità ovviamente di tenere anche sotto controllo poi l'andamento all'interno di queste strutture, che ricordo che durante anche l'emergenza hanno dato una mano a noi, non dimentichiamo che ci sono dei centri servizi che hanno dato la disponibilità per le vaccinazioni, questo nel rapporto appunto di collaborazione che abbiamo anche con i nostri centri servizi, e lo credo sia un valore aggiunto questo, Daniele, certo, proprio un'integrazione di sociale sanitario
che è stata fondamentale, che connota la nostra regione Veneto, ma che chiaramente anche a livello territoriale stiamo cercando di dare. E ricordo che ulteriormente a questo c'è anche tutta l'attività di assistenza domiciliare e anche di assistenza domiciliare integrata che viene fatta con l'azienda sanitaria, che è proprio quella che occupa ogni giorno e ha sempre occupato i nostri operatori, non solo dei comuni ma anche del nostro mondo della cooperazione, che è intervenuta proprio per aiutare le famiglie, appunto, e i nostri concittadini. Ecco, per quanto riguarda invece i vaccini, vedo attività vaccinale molto ridotta in Veneto. 14 mesi dall'inizio della campagna e in tutta la regione sono state somministrate 2845 dosi di siero anti-Covid, appena 218 le prime dosi, 402 i richiami del ciclo primario e 2225 quelle addizionali o booster. Sì, anche rispetto a questo, anche Novavax, che si pensava insomma avesse una esplosione anche rispetto al numero delle adesioni, non è stato così. Comunque, ripeto, nei centri vaccinali vengono fatte anche tutte quelle normali attività vaccinali che riguardavano proprio i bambini e quelle che erano già previste a livello di popolazione, ma anche tutta quella fase di screening che diventa fondamentale e necessaria e che chiaramente riusciamo a dare anche in questi luoghi. Lo ricordo perché appunto il personale quindi adesso attualmente è anche impegnato nella situazione appunto ucraina. E questo mi piace ricordarlo perché diventa anche fondamentale che anche in queste disponibilità proprio di vaccinazione, certo, di cui parlavamo prima, c'è anche la massima disponibilità dell'azienda sanitaria. Ringrazio il nostro direttore dottor Benazzi perché davvero sta dando il massimo con i propri collaboratori e con il dipartimento di prevenzione del dottor De Rui proprio per cercare appunto di anche dare delle risposte immediate qualora appunto queste persone proprio permangano all'interno appunto dei ricongiungimenti familiari e ci sia la possibilità appunto di intervenire immediatamente anche con la vaccinazione. Parliamo anche, poi parleremo di turismo con due sindaci delle coste veneziane, poi appena sono pronti ci colleghiamo anche con loro, ma parliamo anche di PNRR, missione 5, inclusione sociale, di cosa si tratta? Allora, Paola? Il PNRR nella parte della missione 5 dà delle disponibilità per quanto riguarda i minori, le persone non con anziane, ma soprattutto tutta quell'attività di prevenzione del burnout e un'attività che coinvolge gli ambiti territoriali, che nel nostro caso la provincia sono Treviso, Conegliano e Castelfranco, ma anche i comitati dei sindaci in questo lavoro di squadra con la Regione del Veneto e con la nostra azienda sanitaria. Questi sono dei fondi che appunto devono essere inviati con delle progettualità entro il 31 di questo mese da parte degli ambiti territoriali e stiamo lavorando a livello di comitati dei sindaci a braccetto con ovviamente gli ambiti territoriali per dare delle risposte. Dai territori sono emerse appunto delle progettualità che vengono adesso poste all'attenzione dei comitati dei sindaci per poi arrivare appunto all'approvazione. Progetti che riguardano soprattutto delle situazioni molto sensibili come le aree della disabilità che diventano fondamentali, ma anche con la comprogettazione ovviamente con il terzo settore. Non dimentichiamo anche le IPAB con le quali insomma ci sono delle progettualità che vanno anche verso una situazione di telemedicina e quindi di vicinanza delle nostre comunità e quindi dei comuni con la parte appunto che riguarda anche i centri servizi. Questo è uno degli ambiti importanti che ci vede coinvolti e deve essere ovviamente, Daniela, come si sta dimostrando, un lavoro di squadra, perché sì, il Ministero in un unico portale dà la possibilità che gli ambiti inseriscono questo, ma la Regione del Veneto deve essere tra gli attori perché il Ministero la deve coinvolgere in questa cosa. È necessario, l'assessore Lanzarini è in prima fila rispetto a questo perché poi questa è una delle declinazioni dei piani di zona. Sicuramente quello che viene dato come finanziamenti adesso deve trovare poi delle progettualità che continuano dopo il PNRR, certo. Quindi quello che è importante per il nostro territorio, certo, è sì prendersi immediatamente questa possibilità che viene data, ma successivamente anche tenerla nel nostro territorio. Ecco che nel lavoro di squadra, io ringrazio davvero anche le due colleghe dei comitati, certo, sia Annalisa Lampin che Lisa Tomasella, ma anche per gli ambiti territoriali proprio Treviso, Conegliano e Castelfranco, perché davvero solo nel lavoro di squadra riusciremo a prendere queste possibilità e a portarle avanti, soprattutto anche nel lavoro che riguarderà anche questa progettualità che riguarda anche le IPAB, ma soprattutto anche il terzo settore e la necessità ovviamente in alcuni progetti di aiutare i nostri servizi sociali, che ringrazio tutti quanti perché sono costantemente con progettualità, con situazioni nuove, certo, tra cui, Daniela, non da ultima appunto in quel DL che riguarda anche quello che riguarda la parte proprio dei consumi energetici, in quella che sarà la necessità delle famiglie, che ricordo essere quella dell'aiuto per le bollette con le situazioni che arrivano, certo, di emergenza anche, certo, relative alla casa e quindi all'abitare, ed ad un tema di cui insomma il Ministero non si può sottrarre nel dare dei fondi e dare delle risposte anche rispetto a questo. Io ringrazio, grazie davvero a Paola Roma. Non so se sono già pronti il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e Nadia Zanchini, il sindaco di Eraclea. Sindaco Eraclea, la vedo, buongiorno.
No, buongiorno a voi. Buongiorno, non so se è pronto anche il sindaco di Jesolo, ancora no? Lo vedo, si sta, eccolo qua, lo vedo, sindaco. Intanto non so se Paola vuole rimanere con noi ancora. Ecco, perfetto. Allora, ho i due sindaci e parliamo di uno, insomma, dei comparti che è stato, insomma, che è stato più martorizzato durante questi due anni di pandemia, due comparti, un comparto davvero che ha bisogno adesso di vedere la luce. E questa situazione della Russia e dell'Ucraina portano via una fetta comunque di turisti. Il sindaco, magari si può iniziare, il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno a voi e anche alla collega. Buongiorno. Ecco, sindaco, dunque, una fetta di turismo che purtroppo non ci sarà. Sì, diciamo che la fetta di turismo, diciamo soprattutto dalla est Europa, è già da qualche anno che è in continua discesa. Ovviamente la pandemia e la guerra l'hanno fatto sparire quasi da tutto. Già la crisi economica di qualche anno fa aveva ridotto i flussi soprattutto dalla Russia, ma anche dai paesi dell'est Europa, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, eccetera. Però qualcosa c'era. Ovviamente questo sarà il colpo di grazia. Però direi che, almeno io parlo per Jesolo, diciamo la percentuale di turisti che arrivavano da quei paesi, soprattutto gli ultimi 2-3 anni, e anche l'anno scorso, che comunque è stata una stagione abbastanza positiva, era una percentuale minima. Quindi noi siamo convinti, ovviamente, sempre se la guerra finirà oppure si limiterà solo all'Ucraina, ma speriamo di no. Dai segnali che mi arrivano dagli nostri operatori turistici, non solo albergatori ma anche affitta appartamenti, sono incoraggianti e positivi. Quindi io credo che, ripeto, salvo che la guerra non prenda un'escalation sicuramente molto più importante e più grave, che faremo un'ottima stagione anche quest'anno. Ecco, sindaco Zanchin, la situazione invece per Eraclea? Ma per Eraclea anche noi non avevamo tantissimi turisti russi, siamo più con turisti tedeschi, poi Eraclea vive anche di tante seconde case, quindi speriamo che tutto evolga per il meglio. Comunque a livello turistico non dovremmo subire una grande influenza per il venir meno dei turisti ucraini o russi. Quindi insomma anche su Eraclea mi riallaccio esattamente a quello che ha detto il collega di Jesolo, il sindaco Zoggia. Dovrebbe essere una stagione, almeno secondo le prospettive che ci stanno dicendo i vari operatori del settore su Eraclea Mare, dovrebbe essere una stagione positiva. Ecco, tante le aspettative soprattutto per gli addetti ai lavori. Abbiamo sentito, insomma, esercenti, ristoratori, albergatori, insomma, questa estate è un'estate importante dopo i due anni davvero difficili. Sindaco. Sì, sicuramente è un'estate importante, qui speriamo, come dicevo prima, ma credo che non ci saranno problemi, di avere la conferma dei numeri dell'anno scorso, ma direi anche di più, perché l'anno scorso, per effetto appunto soprattutto del Covid, il mese di maggio è stato un mese quasi a risultato zero. Quest'anno, se l'emergenza sanitaria finirà il 31 marzo, come sembra che ormai stia finendo, avremo già da fine aprile un po' di presenze, almeno così mi dicono, e quindi poi abbiamo maggio, quindi si dovrebbe tranquillamente superare, salvo quanto abbiamo detto prima sulla guerra, superare, certo, i numeri del 2021. Eraclea la stessa cosa, nel senso che davvero questa è stata una speranza, insomma, si parla tanto di turismo, insomma, di un comparto che è stato in ginocchio per tanto tempo, e quindi, insomma, c'è bisogno davvero di trovare, insomma, la positività adesso e di ricominciare come prima. Sì, Eraclea è pronta per ricominciare, e si sta preparando anche bene per ricominciare un po' su tutto il comparto turistico. Naturalmente gli operatori sperano di iniziare una stagione già direttamente fine aprile, primi maggio, essendo la fine della pandemia ormai si spera alle porte.
Speriamo anche noi che la guerra in Ucraina non vada ad influire eccessivamente, più di quel tanto, sul comparto turistico, però anche noi siamo completamente positivi su una ripartenza in anticipo. Speriamo che poi non ci si trovi di fronte all'ennesima battuta d'arresto come è successo l'anno scorso e nel 2020 ancora di più con il completo lockdown. Quindi insomma, siamo fiduciosi. Ecco, una delle domande insomma, degli allarmi che si stanno insomma, rincorrendo in questo periodo è lavoratori stagionali. Si dice si cerca lavoro ma continuano a mancare, ci dicono insomma alcune associazioni di categoria mancano. Assessore Sindaco Zanchin, mancano davvero i lavoratori stagionali? Sì, è purtroppo un problema che esiste veramente. Io ho parlato anche con Federalberghi e ci sottolineava proprio questa problematica di trovare dei lavoratori stagionali, estendendo poi anche ai studenti che prima erano quelli che facevano la stagione di più, adesso invece c'è un problema di reperire anche e di assumere, perché il problema non è solamente reperire, è anche la forma di assunzione a fare a questi lavoratori che prima erano ragazzi dell'università o piuttosto che stavano per finire le scuole superiori. Adesso invece c'è sia il problema della carenza di persone che fanno effettivamente la stagione, ma anche di assunzione. Ecco. Infatti qui è un tema un po' più ampio che dovrebbe vedere anche coinvolte un po' le categorie sindacali su questo. Ecco, su questo, Sindaco, si può far qualcosa? Perché insomma abbiamo sentito cioè, la preoccupazione perché si apre tutto ma poi serve la manodopera. Sì, sì, certo. Diciamo che il problema è sempre più evidente. Mentre gli altri anni, ma già l'anno scorso il segnale era molto forte. Forse la domanda era rivolta alla collega. No, no, è rivolta anche a lei, Sindaco. Vale per entrambi. No, chiedo scusa alla collega, sì. Diciamo sì. Che non so se questo sia un effetto della pandemia o un effetto del reddito di cittadinanza. Diciamo non solo nel reparto turistico c'è questo problema, ma anche in altri settori. Piccola industria che abbiamo qua da noi, artigianale, servizi, ci fa fatica a trovare persone. Quindi è un fenomeno, credo, anche difficile da spiegare o da capire, però ovviamente c'è ed è molto grave. Non so perché le nostre famiglie, i nostri giovani, le nostre ragazze, ragazzi e ragazze non fanno più fatica a fare la stagione. Questa non è una cosa che non riesco proprio a capire, perché tutti noi siamo andati a scuola d'estate e 3-4 mesi li abbiamo fatti, se non tutti, quasi tutti. Quindi non so se dipende dalle famiglie che stanno creando una protezione, secondo me, esagerata verso i figli. Sta di fatto che, se, ripeto sempre, secondo me, poter fare la stagione anche quando si studia è un modo per crescere per un individuo, un ragazzo, un giovane. E quindi non è un fenomeno che non so spiegarmi, perché il reddito di cittadinanza è riferito soprattutto a certi ragazzi e ragazze che arrivavano dal sud, eccetera, per venire a fare la stagione qua, perché è una stagione un po' più lunga, eccetera. Ma i nostri ragazzi e le nostre ragazze perché non fanno più la stagione? Punto di domanda. Non lo so. Sindaco Zanchi, lei si dà una risposta a questo? Ma io credo che ci voglia una rieducazione al lavoro, perché come ha detto il sindaco Zoggia, noi quando eravamo alle superiori iniziavamo a lavorare, c'era anche, almeno per quanto mi riguarda, una normativa diversa, perché io ho iniziato a 14 anni come la maggior parte delle persone della mia età. E quindi già ci si sentiva, era quasi una forma di libertà ad andare a lavorare. Quindi io ritengo che ci debba essere, probabilmente anche con l'aiuto delle scuole, una rieducazione al lavoro e all'importanza di fare un lavoro stagionale. È anche vero che il sacrificio di lavorare per tante ore, anche se in realtà sono solamente 2 mesi, oggi non viene ben visto, perché chi lavora, fa un lavoro stagionale, sa che deve lavorare sabato, domenica, molto spesso fa anche straordinari, e invece oggi questo è uno spirito di sacrificio che viene meno. Dall'altra parte ci sono anche lavori dove c'è la necessità, ne dico uno per tutti, di fare il cameriere, e hanno dei limiti per legge che non possono superare, se non erro, le 22 di sera. Quindi
C'è anche la normativa da rivedere su questo, che è stata sicuramente peggiorativa e più limitante rispetto a un passato. Quindi è un discorso che vale sia a livello sociale e culturale delle famiglie, ma anche normativo. Certo che è un problema che va risolto, perché la stagione, insomma, estiva si avvicina piano piano, ma si sta avvicinando, insomma, e sicuramente c'è bisogno dei lavoratori stagionali, soprattutto nelle zone balneari. Sindaco Zoggia. Sì, diciamo, la stagione ormai è fra un mese, cominciamo ad aprile, ma ho sentito più di qualche attività, soprattutto a Verghera, che ritarderà l'apertura delle proprie strutture proprio perché non trova dipendenti. Quindi non solo i ragazzi, come abbiamo parlato adesso, io condivido anche quello che ha detto la collega, perché evidentemente la normativa dovrebbe cercare di favorire, ma qualcosa forse potremmo fare anche noi, nel senso di non di fare leggi, perché non possiamo, ma come conferenza dei sindaci di sollecitare i nostri ministri, il nostro governo, di prendere per mano questa cosa, di cercare di aiutare le attività turistiche estive, ma non solo estive, anche invernali, in montagna, chi va a sciare, certo, eccetera. Quindi credo che sarà un argomento che potremo tranquillamente portare e cominciare a sensibilizzare il governo, noi sindaci, non solo della nostra costa, ma di tutta Italia, del G20, certo, e quindi è un argomento importante, ma diciamo che va a coinvolgersi giustamente il legislatore, le famiglie, quindi è un problema anche sociale, perché una buona stagione, anche con qualche sacrificio, e anche non andare a lavorare sabato e domenica, secondo me favorirebbe la crescita dei nostri giovani. Ecco, è una domanda anche per il sindaco Zanchi, che riguarda non solo il turismo, ma ne abbiamo parlato durante questa edizione, il rincaro bollette e tutto quello che poi, insomma, ne deriva, anche e soprattutto per la riapertura delle strutture ricettive, degli alberghi, insomma, il rincaro pesa. Il rincaro pesa perché anche gli alberghi, è anche difficile proporre di aprire la stagione estiva prima, almeno parlo nel caso del comune di Eraclea, proprio perché si devono fare i conti con, al di là del personale, che è sempre stato un problema per il nostro paese, anche per il rincaro delle bollette, perché sono comunque costi fissi e non sono proporzionati in base alle persone che hai, almeno non tutti. Ci sono degli albergatori che si trovano veramente in difficoltà. Io sentivo anche in comuni limitrofi che non sono il mio, ci sono degli alberghi che dicono io chiudo. Cioè, e veramente la situazione sta diventando preoccupante, perché chiudere un albergo significa comunque tutto un indotto che non lavora, che non è solamente lavoratore stagionale, ma anche chi fornisce l'albergo, chi in qualche modo è coinvolto in tutto il settore. Posso aggiungere qualcosa? Sì, sindaco. Sì, oltre a quello che giustamente diceva la collega, è un problema anche per i comuni. Io ho proprio una previsione fatta questa mattina dai nostri uffici. Noi, meno di un mese fa, avevamo fatto una previsione dei costi dell'energia elettrica, dell'energia pubblica, strade, eccetera, edifici pubblici, di circa 600.000 euro in più quest'anno. L'aggiornamento di stamattina, ovviamente con le tariffe che ci sono tra gas ed energia elettrica di questi giorni, cioè per effetto della guerra, parliamo di aver superato già 1 milione di euro. Quindi questo 1 milione di euro, ovviamente soldi pubblici dei cittadini, di tutti noi, vuol dire tagliare altri servizi o lavori pubblici, oppure manifestazioni, oppure eventi, oppure altre cose. Quindi non solo per le aziende, anche per un comune, un'amministrazione pubblica, sta diventando un problema in sostanza. Ecco, sindaco, mi ha dato l'asset per chiederlo anche alla sindaca che ho qui accanto a me, che è di Ponte di Piave. Ovviamente stessa situazione per tutti i comuni, sì, con il rincaro di bollette. Sì, sicuramente anche nel DL che è stato pubblicato parlano di 250 milioni di euro, di cui 200 milioni ai comuni e 50 milioni dovrebbero arrivare appunto alle province, alle città metropolitane. Abbiamo situazioni particolari, io vedevo nel nostro piccolo, sicuramente
per quest'anno, diciamo, avendo fatto un project collegato all'illuminazione pubblica, non andrà a incidere la parte della pubblica, ma sicuramente andrà a incidere il riscaldamento. Dall'altra parte, le strutture sportive, quindi la cosa che è necessaria più che altro per i ragazzi, perché lo sport è ripreso, deve continuare ad andare avanti, perché vediamo i benefici sugli adolescenti, ma sicuramente anche lì nel DL presentano ovviamente che entro 30 giorni ci saranno delle misure sulle quali anche le società sportive, certo, potranno chiedere, sportive dilettantistiche, chiaramente una contribuzione, ma anche lì parliamo di strutture che chiaramente in buona parte dei casi sono a carico delle amministrazioni pubbliche, almeno in quelle che si riesce appunto a dare un certo tipo di servizio. Quindi concordo con i colleghi che la situazione è davvero drammatica, soprattutto se pensiamo anche alle semplici strutture che, ripeto, sono necessarie, ed è necessario lo sport proprio perché vediamo quello che è accaduto, ovviamente la situazione lockdown per i ragazzi. Quindi sicuramente questo diventerà uno degli investimenti più importanti, ovviamente a scapito e nei tagli che avremo sicuramente a delle situazioni di opere pubbliche, ma chiaramente non possiamo non pensare a quella situazione di disagio che attualmente stiamo vedendo nella fase adolescenziale e alla necessità che i ragazzi ovviamente, certo, facciano sport e ci sia un'attività proprio di presa in carico di loro, anche e soprattutto, ripeto, dall'attività motoria, soprattutto per i più piccoli hanno necessità, certo, di avere questo tipo di interventi, cosa su cui anche con la conferenza di sindaci stiamo lavorando con l'azienda sanitaria, anche per dare questo tipo di risposte anche a livello sociale. Una domanda a Valerio Zoso e anche a Nadia Zanchini. Insomma, avete una previsione un po'? Il turismo a questo punto è fondamentale perché, insomma, le strutture già riaprono con non poche difficoltà, vista anche questa. Insomma, quindi è fondamentale che il turismo arrivi, è fondamentale che, insomma, si torni a una stagione, diciamo, speriamo come prima della pandemia. Avete un qualche numero di prenotazioni? Ci sono arrivati, sono soddisfatti, insomma, gli addetti ai lavori? Valerio Zoggia. Sì, diciamo che l'informazione che ho io, soprattutto dagli alberghi, perché gli appartamenti prenotano un po' più tardi, c'è un grandissimo interesse, soprattutto dai paesi della Germania, Svizzera, Austria, anche Francia, mi dicono, Olanda, eccetera. Prenotazioni non tantissime, però ce ne sono già, ma si va sempre più verso il periodo di vacanza per prenotare, però è positivo. Volevo fare un'altra paura che ho io per quest'estate. Quindi il turismo dovrebbe andare bene, tutto quanto, però c'è un problema che io rilevo soprattutto ovviamente a Jesolo, ma credo non solo, che è, diciamo, le intemperanze che hanno i giovani, soprattutto nel weekend, che adesso le vediamo nelle grandi città, Milano, ma anche Mestre, vicino a noi, eccetera. Quindi quei disordini che già l'anno scorso a Jesolo abbiamo avuto dei problemi abbastanza importanti. E quindi ho paura che quest'anno questi fenomeni cresceranno, aumenteranno. E quindi è una preoccupazione importante, almeno per quanto mi riguarda, è che quindi stiamo già organizzando degli incontri con le forze di polizia, carabinieri, eccetera, oltre che la nostra polizia locale, per cercare di vedere come poter gestire al meglio questa cosa, perché l'anno scorso eravamo arrivati nei weekend da giugno in poi di un migliaio circa di ragazzi e ragazze che si trovavano nel fine settimana, soprattutto venerdì cominciavano, poi soprattutto il sabato tantissimi dormivano in spiaggia, e poi a una certa ora, quando il territorio è meno controllato, combinavano tutti i colori, certo, ma cose senza senso, litigavano tra di loro, spaccavano ombrelloni, sdrai col coltello, i tavolini di bar buttati qua, cioè cose che purtroppo io ho paura che anche quest'anno, vedendo sui TG quello che sta succedendo e sulla stampa, certo, sulle città, sui centri urbani più importanti, io ho paura che ci ritroviamo anche noi. Ecco, problemi. Sindaco, chiederete ancora un aumento di forze dell'ordine nel periodo estivo? Sì, come sindaci della costa, che c'è ovviamente anche la collega di Eraclea, abbiamo già presentato un'istanza, una richiesta tutti assieme al signor prefetto di essere ricevuti per parlare proprio di questo problema. Penso che a breve, poi c'è stata la guerra che forse è un po' ritardato, ma penso che a breve saremo convocati. Ecco, sindaco Zanchin, insomma, previsioni sono buone, prenotazioni, anche se, insomma, Eraclea vive, come diceva lei, anche di seconde case, però a livello ricettivo ci sono, insomma, le prime prenotazioni.
Sì, a livello ricettivo noi abbiamo le prime prenotazioni, già le agenzie sono al lavoro e soprattutto nei fine settimana ed è anche l'occasione in cui con il bel tempo le persone vengono e quindi chiedono più informazioni. Quindi insomma noi siamo veramente positivi su questo, speriamo che non subiamo anche noi l'incidenza di una guerra che sembra tanto lontana, però poi in realtà non lo è, perché comunque abbiamo già insomma, delle persone che anche arrivano, sono arrivate anche a Eraclea alcune. E comunque la stagione ha tutti i presupposti per essere una buona stagione, meglio degli anni 2019 a prima, quindi insomma siamo veramente positivi. Ecco, prima di salutarvi, poi io ho la pubblicità, io volevo chiedere anche una notizia al sindaco Zoggia, che molti telespettatori continuano a chiederci, ed era della purtroppo tragedia che era avvenuta in un incidente stradale dove era morta una intera famiglia ed era rimasto un ragazzo lì da voi, da solo, e tutti si chiedono insomma come sta andando, è stato aiutato, è una delle domande che ci fanno davvero tanto i telespettatori. Sì, diciamo quel ragazzo là per fortuna, oltre alla famiglia diretta, diciamo papà, mamma e sorella che sono deceduti, dietro di lui è una famiglia abbastanza solidale, zii eccetera, che lo stanno aiutando, più dei privati cittadini isolani che si sono dati da fare per poterlo aiutare per finire gli studi eccetera. Quindi diciamo ovviamente nella tragedia, nella disperazione di questo ragazzo, però almeno ha trovato delle persone di famiglia prima di tutto, perché sono le più importanti, ma anche al di fuori della famiglia, che lo stanno aiutando direi molto bene. Io vi ringrazio Valerio Zoggia e ringrazio anche Nadia Zanchine per essere stati con noi. Insomma, speriamo davvero che quest'anno sia un anno diverso dal punto di vista turistico e che questa guerra non porti degli scenari insomma brutti per la stagione, perché c'è bisogno davvero di tornare alla normalità, c'è bisogno anche soprattutto di riavere il turismo e che questo comparto davvero torni a vivere. Grazie davvero, grazie davvero. Saluti a tutti, buona grazie giornata. Grazie davvero. Noi ci fermiamo, c'è il meteo e la pubblicità. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Prosegue la fase stabile al nord-est grazie all'alta pressione, ben salda sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 3 marzo. Sul Veneto affluiscono correnti umide dai quadranti meridionali, ma sulla nostra regione il tempo si manterrà asciutto e soleggiato. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso con qualche addensamento innocuo. Temperature minime in aumento, sotto zero solamente sul bellunese, tra 1 e 3 gradi altrove. Massime stazionarie sui 10-13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, come vediamo su tutti i settori c'è lo sgombro da nubi. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non sono attese piogge, avremo un ampio soleggiamento, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta. Io ringrazio Paola Roma che è stata qua con noi gentilmente insomma fino ad ora e anche per tutto quello insomma che ci ha detto, i progetti anche dell'ULS, ma non solo. La ringrazio davvero. Grazie Daniela, grazie ai telespettatori e buon lavoro e grazie per quello che fate.
Grazie, grazie Paola. Noi ci spostiamo a Padova e la vedo già la nostra Valentina Visentin e in primo piano ancora la cronaca e parliamo di un fatto che è accaduto, se non sbaglio, a Piave di Sacco con una persona che è stata trovata carbonizzata nell'ex canile. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, ci sono importanti novità per quanto riguarda il giallo di Piove di Sacco, perché è stata identificata la vittima. Si tratta di un 38enne marocchino, Yassin Nekka, che è appunto deceduto, e c'è anche una persona, un connazionale di 34 anni, suo amico, che risulta attualmente indagato nell'indagine che la procura ha aperto per omicidio colposo. Di fatto i due sono arrivati insieme al canile dove poi è divampato l'incendio che ha provocato la morte di Yassin, un incendio che dovrebbe essere scaturito da una candela, e proprio chi ha portato la candela è una delle domande principali a cui i carabinieri stanno cercando di dare risposta, così come al fatto che pare strano che il connazionale 34enne non abbia avvisato delle fiamme il suo amico ma sia scappato senza dimenticandosi che all'interno del casolare c'era anche il suo amico connazionale. Quindi sono tutti quesiti a cui stanno cercando di dare una risposta i carabinieri. Fondamentale ovviamente sarà l'esito dell'autopsia, che dovrebbe essere affidato, il cui incarico dovrebbe essere affidato proprio in queste ore, per capire appunto le cause del decesso di questo 38enne, di cui appunto non si avevano più notizie da domenica sera. Era uscito di casa nel pomeriggio, aveva salutato moglie e figli, e poi una telefonata domenica sera, e poi più nulla fino alla drammatica scoperta lunedì mattina, quando i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno del casolare per spegnere le fiamme, ma poi invece hanno trovato il cadavere e il corpo bruciato dell'uomo. Valentina, ti ringrazio. Ovviamente ulteriori particolari di questo fatto di cronaca, di questa tragedia, nel corso dei telegiornali di Padova e del Veneto. Grazie, sì, buona giornata. Grazie a te, grazie Valentina e buon lavoro. Noi cambiamo discorso, ne abbiamo parlato anche all'inizio di questa edizione, abbiamo parlato del rincaro delle bollette, abbiamo parlato della situazione difficilissima per le imprese, per gli agricoltori. Abbiamo detto che ci sarà una mobilitazione alle 18.30 a Zero Branco per far sentire la propria voce, per far capire che la situazione è una situazione difficile, per molti versi dicono molti anche drammatica, perché qualcuno dice così non si può andare avanti, rischiamo di chiudere. Lo facciamo, ne parliamo insieme a Giorgio Pollegato, presidente della Coldiretti di Treviso. Buongiorno a tutti. Dunque, una situazione difficilissima, veramente le aziende cominciano ad essere sofferenti, parliamo anche di una situazione che non è arrivata ora, ma no. Con una pandemia alle spalle. Sì, diciamo che le aziende sono messe veramente a dura prova, soprattutto negli ultimi mesi, perché se pensiamo appunto al rincaro che c'è stato in termini di energia, gas, e anche per quanto riguarda il gasolio, per mezzi di trasporto, è veramente difficile oggi gestire le aziende agricole, però il problema non è di oggi, perché le materie prime, soprattutto nel settore mangimistico, sono aumentate già da settembre dell'anno scorso. Abbiamo avuto rincari del 30-40% della soia, del mais, del frumento, perciò costi che sono insopportabili oggi per gestire, soprattutto nell'ambito appunto zootecnico, le stalle per chi fa allevamento da carne oppure per i produttori di latte, che sono messi veramente in grande difficoltà, perché poi non riescono a remunerare quel prezzo dovuto sul mercato per sostenere in primis i costi, ma soprattutto i rincari che ci sono, che sono assolutamente insopportabili. Ma questo abbraccia un po' tutto il nostro settore, perché anche il settore florovivaistico con le serre, chiaramente gestire e riscaldare le serre hanno dei costi che sono veramente insopportabili. Perciò è una situazione che non si è mai vista negli ultimi 20 anni, ed è veramente, mette le aziende in grandissime difficoltà. Ecco, poi queste mobilitazioni, Presidente, sono mobilitazioni
insomma, di pancia, di cuore, insomma, la gente scende in piazza, è da tanto che non vediamo, insomma, i trattori, sì. I camion in una piazza, insomma, per dire anche un po', insomma, al governo che c'è bisogno di più aiuto e di più sostegno. Sì, beh, come col Diretti Veneto abbiamo fatto una grossa, un grosso evento, una manifestazione anche venerdì scorso a Mestre, a Marghera, appunto mettendo in risalto tutte queste problematiche che sono state esposte anche dai diretti interessati, dalle aziende, dai vari responsabili delle varie zone, delle varie province del Veneto, con presente anche il governatore Luca Zaia, che chiaramente ci sta molto vicino, capisce le problematiche e cerca in qualche maniera di alleviare la situazione con quelli che sono gli strumenti della regione, però chiaramente queste scelte, queste decisioni vengono a livello nazionale, governativo, ed è lì che si aspetta veramente che si faccia quel passo avanti per sostenere le aziende che sono primarie, che hanno dimostrato, soprattutto nel periodo della pandemia, che siano assolutamente necessarie per sostenere, diciamo, la popolazione. Anche in momenti, appunto, dove anche tutto era chiuso, il settore agricolo ha dimostrato un grande dinamismo, una grande, diciamo, partecipazione, dando il massimo per sostenere, per aiutare, per comunque sopperire a quelle che erano le difficoltà di quel momento, fornendo tutto quello che era necessario nei mercati, nei supermercati, nei negozi. Perciò il settore primario va assolutamente aiutato, sostenuto in questo momento, appunto, di grande difficoltà. Le manifestazioni servono comunque, perché bisogna anche far segnalare in primis anche alla popolazione, a tutti quelli che sono sensibili a questo aspetto, che le aziende, ripeto, continuano a fare il proprio lavoro ma con grandissime difficoltà. Questo è giusto che si sappia. Ecco, fra l'altro, noi seguiremo ovviamente questa manifestazione a Zero Branco alle 18:30, la seguiremo nei nostri telegiornali e, insomma, faremo raccontare proprio ai protagonisti di questa manifestazione, insomma, i loro disagi. Aumento rincari delle bollette e un aumento anche delle materie prime. Sì, è, ripeto, una tempesta perfetta, come si vuol dire, perché tutto va a incidere poi su quelli che sono i costi generali e su quelle che è la gestione delle aziende. Oggi difficilmente si riesce a fare bilancio, perché i costi sono assolutamente sopportabili. Poi, nella cosiddetta filiera, la parte più debole chiaramente è il primo anello, no? L'anello produttivo, che oggi non riesce a recuperare sul prezzo quei rincari che subisce, che ormai da qualche mese. Perciò anche lì c'è un stiamo facendo di tutto per far ragionare anche tutti quelli che sono, diciamo, i protagonisti della filiera, dai trasformatori, ma in particolare la GDO, la grande distribuzione, che deve capire che deve in qualche maniera sostenere il settore, ripeto, primario, perché è fonte, diciamo, di tutti i materiali che sono necessari, diciamo, per l'alimentazione. Perciò credo che si debba veramente in questa fase sedersi a un tavolo per ragionare, per sensibilizzare anche queste, diciamo, corporazioni che sono sicuramente forti, più forti anche, ripeto, del piccolo produttore, ma che necessariamente devono pensare, appunto, di dare quel qualcosa in più, perché è necessario oggi per poter sostenere i costi che sono esattamente alti. Ecco, abbiamo parlato, insomma, di piccole e medie imprese, insomma, che sono in grande difficoltà. A livello di Coldiretti Treviso avete qualche numero? Cioè sono degli agricoltori che ci dicono basta, cioè, ma non ce in la primis facciamo. Il settore latte è all'astrico, lo dico perché purtroppo la situazione è insopportabile, intollerabile, non è più possibile che si produca un litro di latte da parte delle aziende zootecniche a 46 centesimi, questo è il costo reale per ogni litro prodotto, quando il mercato, diciamo, il mercato o comunque gli operatori del settore che vanno a acquisire il prodotto riconoscono 40 centesimi, perciò capisci che qua si cambiano le mille lire con quelle da 500, si diceva una volta, una cosa ormai che non è più sostenibile. Però purtroppo ci sono tanti sordi ancora che non capiscono che se viene a mancare questo tessuto, queste aziende che si sono ridotte tantissimo in questi anni, gli ultimi vent'anni. Questo, no? Le chiedevo, appunto, si sono già ridotte.
Ce n'è un terzo rispetto, forse un quarto di quelle che c'erano 30 anni fa. È chiaro che quelle che sono rimaste sono anche aziende strutturate, grandi, che però hanno dei costi, che hanno investimenti che hanno fatto negli ultimi anni, robotizzandosi, mettendosi comunque nelle condizioni di fare in primis un prodotto di qualità e a costi sostenibili. Però oggi tutti quelli che sono, diciamo, questi rincari non ti permettono più di sopravvivere, non c'è neanche oggi la possibilità di coprire quelli che sono i costi aziendali. Perciò è difficile pensare che queste aziende possano immaginare un futuro sereno e positivo, perché non ci sono assolutamente le condizioni, e nessuno di quelli che potrebbero comunque in questa fase alleviare questo problema fanno nulla. Noi stiamo cercando in qualche maniera di far ragionare anche queste parti che sono fondamentali per, ripeto, sostenere delle aziende che comunque sono delle famiglie che da generazioni gestiscono queste realtà e che non devono subire in primis solo loro questa situazione drammatica, devono, ripeto, essere aiutate in qualche maniera. Settori oltre a questo, insomma, che... Ma diciamo il settore zootecnico in generale è in sofferenza, perché, come dicevo prima, il settore mangimistico ha avuto dei rincari che non si sono mai visti, insomma 40%, dicevo appunto la soia, il mais in primis, prodotti che arrivano anche in parte dall'Ucraina, in buona parte dall'Ucraina e dalla Russia, e che perciò avranno ulteriori rincari. Ecco, poi fra l'altro la situazione di... Gli stessi fertilizzanti che andremo a utilizzare, sperando che arrivino, non si sa a quali prezzi arriveranno, perciò è una situazione veramente allarmistica. Ecco, quindi alla situazione, insomma, al rincaro delle bollette, anche la guerra in Ucraina sta provocando, ovviamente l'abbiamo detto più volte, dei risvolti economici per il nostro paese, per la nostra regione, certo, che sono pesanti. Ma anche in termini commerciali, perché comunque sono mercati che in questi anni sono cresciuti molto, in primis la Russia, e perciò viene a mancare un mercato di grande potenzialità anche nel settore vinicolo. Per esempio il Prosecco esporta più di 10 milioni di bottiglie che dall'oggi a domani non si possono più esportare, perciò sono perdite pesanti di fatturato, di vendite per tutte le realtà trevigiane e non solo, il settore anche naturalmente dell'ortofrutta, della carne stessa, perciò tutti andremo a soffrire questa situazione, al di là, ripeto, di quello che è l'aspetto aumenti che abbiamo detto, ma anche dal punto di vista delle vendite è un contraccolpo non da poco, perché poi tutti quei mercati che bene o male gravitano in quell'ambito del paese dell'est, chiaramente in questo momento non hanno, diciamo, quella serenità per pensare o per consumare o per dare modo ai prodotti dall'estero che arrivino, perciò è una situazione che si sta rendendo molto molto difficile e pesante per le nostre aziende. Ecco, lei parlava di fertilizzanti oltre che delle materie prime che non arrivano, che arrivano buona parte dalla Russia, sì. Perciò anche quelli sono prodotti che non si sa appunto in che quantità, in che forma potranno arrivare e a quali prezzi. Una situazione, insomma, uno scenario che è davvero, lo possiamo dire, drammatico in questo momento, perché se già il rincaro mette in ginocchio le aziende, e questo davvero può creare la chiusura di... Non, sicuramente se questa situazione si protrae per diversi mesi, io credo che vedremo tante aziende che non riapriranno, purtroppo. Io lo spero vivamente che questo non succeda, ma ci sono veramente le condizioni per vedere aziende, no, che non abbiano più le condizioni e la possibilità di poter stare aperte, perché i costi sono molto più alti da quelli che sono, diciamo, gli introiti. Ecco, il governo sul piatto aveva messo, insomma, dei fondi per il rincaro bollette, in realtà dicono tutti poche cose, nel senso che non sono abbastanza per far tornare a vivere, insomma, queste aziende. Penso che basti guardare le bollette che arrivano, credo che... Ecco, un'azienda agricola quanto può pagare? Perché magari le persone non si rendono conto dei costi che hanno. Beh, si parla del doppio rispetto alle bollette di 3 mesi fa, 2, 3, 4 mesi fa, fino anche al triplo. E queste sono, questa è la realtà, perciò è una situazione, ripeto, sicuramente
abbraccia tutti gli ambiti, l'industriale, commerciale, è chiaro che non solo l'ambito agricolo ne soffre, chiaramente, però chiaramente per aziende che hanno comunque fatturati piuttosto anche ridotti o limitati o comunque che non hanno questo gran afflusso di denaro, avere questi costi fissi va a incidere in maniera pesante. Ecco, abbiamo parlato delle mobilitazioni, ci sono stati della Coldiretti, ci saranno questa sera a Zero Branco. Che cosa si può fare di più, Presidente, per far sentire la propria voce? Chiaramente noi che siamo delocalizzati rispetto a, diciamo, alla sede centrale, facciamo di tutto per segnalare, per informare, per comunicare appunto questa situazione. È chiaro che la Coldiretti nazionale sta facendo di tutto e di più per cercare appunto un modo per sostenere le aziende. C'è un grande feeling da parte del nostro Presidente Prandini e il Ministro Patuanelli per cercare appunto di trovare quelle forme che di sostentamento per il settore primario, e già in parte si è fatto e sicuramente qualcos'altro si deve fare per aiutare le tante aziende che sono un patrimonio economico delle varie città e non devono assolutamente venire a mancare. Ecco, noi abbiamo parlato anche con varie associazioni di categoria, ci dicevano non servono i fondi a pioggia perché quelli, dice, alla fine non sono un vero sostentamento, serve qualcosa di più. Sì, servono degli sgravi fiscali, servono degli interventi decisi per far sì che questi aumenti vadano a incidere molto molto meno rispetto a quello che si è visto in questi mesi. Si deve fare qualcosa per, ripeto, non avere questi diciamo salassi che vanno a mettere a repentaglio le nostre aziende. È chiaro che comunque sostenere questi rincari che sono pesantissimi ha un costo importante, però dobbiamo pensare anche che se viene, ripeto, a mancare questo tessuto economico e queste tante aziende che vengono, che, ripeto, come dicevo prima, da generazioni, le famiglie, certo, e poi altri dipendenti, comunque c'è un indotto importante, è una perdita gravissima che dovrebbe costare molto di più rispetto a quello che è un intervento che è decisivo per almeno periodico per poter sostenere e sopravvivere in questi mesi difficili. Ecco, si è parlato di una ripresa economica che era ripartita, poi è tornata indietro, c'è stato insomma uno stop, adesso insomma si parla ancora di ripresa economica. Sì, diciamo che da giugno 21 fino a dicembre 21 è andato tutto bene, insomma la ripresa si è vista, i consumi erano ripartiti alla grande. Però è chiaro che anche, ripeto, questi aumenti che abbiamo visto, questi rincari, vanno a colpire il ceto medio, anche quelle figure che sono numerose, che comunque consumano, che vanno in ristorazione, che vanno al bar, che vanno al supermercato, che vanno al negozio e che chiaramente hanno meno risorse da spendere per settore alimentare. Perciò l'abbiamo visto questi due mesi, gennaio e febbraio, un calo di consumi perché chiaramente non hanno più quel potere d'acquisto che avevano prima, e perciò io spero che quanto prima questa situazione si normalizzi, ma non credo sarà così veloce, insomma. La guerra sicuramente poi non aiuta. Ecco, ne abbiamo parlato, le abbiamo detto insomma spesso, se non dovesse risolversi una situazione, non parliamo insomma della guerra che ovviamente non è nelle mani di nessuno, ma sì. Qualcuno dice che bisogna anche che intervenga l'Europa in questo momento per aiutare, insomma. Speriamo non militarmente, perché sennò... Non militarmente, no, sicuramente, no, parliamo di aiuti, insomma, di sostegno, certo, economici. Le sanzioni sicuramente si faranno, pesano, no? Ecco, sicuramente andranno, appunto, a pesare. Ne credo che sia anche oggi lo strumento, secondo me, più incisivo oggi per cercare di far desistere questo attacco che nessuno immaginava. Ma non dovesse desistere? A livello economico io parlo. A livello economico, ripeto, dal punto di vista commerciale viene a mancare una fetta di mercato importante, ripeto, perché non è solo in questo caso Russia, Bielorussia e Ucraina che sono coinvolte, ma anche i paesi limitrofi non vivono un momento, diciamo, felice. E perciò è comunque una perdita importante che non si recupera da un'altra parte, questo è poco ma sicuro. Farete altre iniziative come Coldiretti per lanciare insomma un po' un appello? Sì, bene, abbiamo fatto una anche ieri all'inaugurazione della Fiera Agricola di Verona con tutti, diciamo, i giovani coinvolti in Coldiretti, le imprese
giovane impresa, con presente sempre Luca Zaia e anche il presidente Prandini da Coldiretti, che hanno fatto presente in primis per la pace. È stata una manifestazione molto sentita, molto numerosa, e con messaggi forti che, ripeto, si spera arrivino a chi comunque deve fare di tutto per cercare di fermare questa follia, insomma. Fra l'altro, proprio di fiere parleremo anche fra poco insieme al presidente. Non so se ce lo abbiamo già, il presidente Renato Pugliatti, il presidente del Pordenone Fiere, lo vedo. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno, intanto insomma, la prima domanda che mi viene, insomma, è una situazione già difficile, ne parlavamo anche col presidente della Coldiretti, insomma, dopo la pandemia ha ripreso un po' il mercato delle fiere, le fiere hanno ricominciato a vivere, anche se adesso siamo in una situazione difficile. Sì, c'è stata una vera ripartenza, anche se, essendo le fiere degli ambienti, diciamo, più persone, c'era ancora il timore di non avere di non esserci in sicurezza. In realtà i protocolli che abbiamo concordato come AEFI, che è l'Associazione delle Fiere Italiane, con il Ministero, portano le nostre fiere ad essere dei punti assolutamente sicuri, e quindi ora si riparte tranquillamente, speriamo che la pandemia scemi al più presto e quindi ripartiamo in piena sicurezza con delle grandi manifestazioni per tutto l'anno, immaginiamo. Ecco, e parliamo di una che inizia davvero fra poco, che è la 41esima edizione di Orto Giardino e Salone della Floricoltura. Sì, è una edizione importante proprio perché, come accennava lei prima, si parla di ripartenza, una ripartenza importante. Noi ci contiamo molto e abbiamo investito molto in questa fiera, che portava negli ultimi anni tra i 60 e i 70 mila visitatori in 9 giorni di manifestazione, e con tante novità di quest'anno vogliamo ripartire in piena sicurezza, come dicevo poc'anzi, perché le persone ne hanno voglia, gli espositori hanno voglia e necessità di fare di vendere i loro prodotti, e noi siamo pronti a supportare questa vendita di prodotti, di prodotti di qualità. Le nostre migliori aziende hanno creduto in questo mezzo che è la fiera in presenza, anche supportata dalle fiere virtuali naturalmente, ma le fiere in presenza dove il pubblico può guardare, ammirare e prendere immediatamente ciò di cui necessita sono le cose più importanti. Ecco, il settore del florivivaismo, della floricoltura, è un settore, ne parlavamo adesso con il presidente Polegato, un settore che è in difficoltà. Sì, ha perfettamente ragione il Presidente, e anche questo settore, così come molti altri settori, in 2 anni non hanno potuto, perché non ci si poteva muovere, perché non ci si poteva fare degli scambi, pur avendo dei costi da sostenere, non hanno potuto lavorare come normalmente lavorano questi settori, che sono settori produttivi operosi, che investono in proprio, e quindi c'è bisogno di un sostegno anche per questo settore del florovivaismo, perché è un momento di ripartenza. Quindi in questo momento, dove tutti hanno voglia di creare, hanno voglia di portare le loro migliori cose dopo 2 anni di assenza, l'avere un sostegno è una cosa importante per ripartire al meglio e dare a tutte le persone le risposte che si meritano. Ecco, Presidente Polegato, queste fiere sono importanti perché danno un po' uno slancio a ricominciare, sono a cercare di... assolutamente necessarie, la gente ha voglia di rincontrarsi, ha voglia comunque di scoprire novità che in questi 2 anni sicuramente le aziende hanno pensato. Ho visto appunto ieri a Verona alla Fiera Agricola che c'era una grande presenza di operatori, ma anche di espositori, con spazi assolutamente molto molto interessanti, con tanti macchinari nuovi anche da visionare. Perciò è necessario, sono comunque le occasioni migliori per far incontrare gli operatori con
i consumatori, e credo che sia tanta voglia appunto di riprendere, di rivederci e soprattutto di riiniziare quella normalità che si è persa negli ultimi 2 anni. Ecco, Presidente Pugliatti, di questa 41esima edizione, insomma, c'è qualche novità che si può anticipare? Noi sappiamo, insomma, che ci sono anche gli arredi esterni, dei veri e propri giardini all'interno dei padiglioni. Questo è un grande classico che abbiamo voluto riproporre quest'anno perché ha una valenza di bellezza. Noi portiamo in questa fiera e nelle imprese che sono presenti la bellezza. 8 giardini, uno per ogni padiglione, dove gli stessi visitatori gradiscono, vedono, giudicano e creano una classifica che poi viene premiata da noi nell'ultimo giorno, nella domenica 13. Questo impegno di chi fa dei giardini che sono veramente spettacolari, e per portare avanti la bellezza di quali sono le piante ornamentali, i fiori, e quindi questo è un supporto importante. Uno dei nostri partner, l'Associazione Italiana degli Architetti Paesaggisti, supportano questa iniziativa, e noi ben volentieri, insieme al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, altrettanto fa per portare avanti la bellezza. Poi ci sono delle bellezze diverse, come l'esposizione di quadri dedicati al verde, alla natura e alla donna, altrettanta bellezza, che quindi come ogni anno noi facciamo vedere. E tra le novità ci sono per esempio una rivisitazione del Festival dei Sapori. Il Festival dei Sapori è condotto insieme con una campagna amica per tutti i prodotti a chilometro zero del Friuli, del Veneto e delle nostre zone, quindi del Triveneto in particolare. I migliori prodotti sono qui rappresentati a disposizione di tutti, che possono gustarli, possono acquistarli, e quindi è un ulteriore slancio di Pordenone Fiere nei confronti di chi ha creduto in questa manifestazione, una manifestazione, dicevo, veramente molto importante per il Triveneto, e noi ne siamo fieri. Come ogni anno ci sono novità, tra questo lei accennava anche al fatto di avere all'esterno, si parla di giardini, ma si parla anche di terrazzi, quindi si parla anche di chi abita in città ma ha voglia di arricchire il proprio terrazzo con arredi morti artigianali, arredi che poi durino nel tempo e che coronino la bellezza, come dicevo, di quello che noi abbiamo esposto e esponiamo in questa manifestazione. Ecco, volevo ricordare anche insomma, quando ci sarà questo appuntamento. Sì, l'appuntamento inizia con la inaugurazione sabato e finirà il giorno 13. Nelle giornate di infrasettimanali l'appuntamento è 14-19, quindi nei pomeriggi, mentre il sabato e la domenica è dalle 9.30 del mattino alle 19.30 della sera. Quindi aspettiamo tutti che vengano a visitare proprio questa manifestazione. È una manifestazione, tra l'altro, una manifestazione internazionale, perché non è solo del nostro Triveneto, ma dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, compatibilmente con i tempi che tutti viviamo naturalmente, che speriamo finiscano al più presto queste tensioni, ma abbiamo moltissimi visitatori dall'estero, e quindi chiaramente per noi è un vanto poter dare le nostre migliori aziende al pubblico di tutte queste nazioni che ci circondano. Ecco, Presidente Polegato, insomma, un connubio, quello insomma dei prodotti chilometri zero, ad un settore, quello del florovivaismo, della floricoltura. Certo. Beh, Campagna Amica è stata la prima organizzazione che ha pensato di portare il prodotto direttamente dal campo al consumatore. Perciò abbiamo anche a Treviso tantissime realtà, in particolare nell'ortofrutta, ma non solo, appunto, che si sono mai specializzate, fanno i mercati locali, fanno comunque tanti eventi, organizziamo tanti eventi anche col mercato coperto di Treviso, ed è, diciamo, l'occasione migliore anche per il consumatore conoscere in primis il produttore, farsi spiegare tutta la fase di produzione e avere un rapporto diretto, che
è sicuramente sinonimo di in primis di qualità del prodotto, ma anche di garanzia di tutto quello che viene fatto a monte, perché tante volte un prodotto finito ha tanto da raccontare, e chi meglio del produttore in questo caso può, diciamo, trasmettere tutta quella passione, quell'amore, quell'impegno, quelle fatiche che si fanno a produrre certe eccellenze che abbiamo nel Trevigiano, vedi il radicchio e l'asparago e tutti quei prodotti anche nel settore del caseario con i formaggi che hanno tanto da raccontare. Presidente Pujatti, diceva, insomma, si torna un po', si spera, alla normalità, sperando, insomma, che, come dice lei, insomma, che questa guerra, insomma, non continui e che comunque non crei ulteriori danni di più di quelli che sta già creando, perché poi i risvolti, l'abbiamo detto anche con il presidente Polegato, risvolti economici si sentono anche da noi. Lei diceva, ci sono, insomma, noi abbiamo anche una presenza del mercato proprio dei paesi dell'est. Sì, esatto, noi abbiamo questa presenza che è dovuta anche alla nostra allocazione vicino all'Austria, vicino alla Slovenia, alla Croazia, ma anche da tutti i paesi balcanici. E quindi è una cosa naturale che gli stranieri, questi nostri amici vicini a noi, vengano a trovarci, e per noi li accogliamo molto molto volentieri, come in questi giorni tutti i nostri territori stanno accogliendo gli ucraini che scappano dalla guerra. Quindi speriamo il più presto che sia una visita che fanno gli stranieri da noi per vedere le nostre bellezze, le nostre aziende, e non per scappare da un fenomeno che speriamo sia assolutamente passeggero e che il più presto concluda il suo iter. Ricollegandomi a quello che diceva prima giustamente il presidente Polegato, noi abbiamo gli espositori che vengono da noi non solo per presentare i loro migliori prodotti, ma anche per ritrovare i loro clienti, ritrovare i clienti. Ieri durante la conferenza stampa abbiamo avuto la testimonianza del più vecchio espositore che ha fatto le 41esime edizioni, e con la sua azienda lui continua a venire non perché cerchi ulteriori, come naturalmente può essere, clienti, ma quanto per continuare ad avere questo rapporto di fedeltà, di condivisione, di discussione, di suggerimento al proprio cliente. E quindi è una cosa bellissima sentire queste cose di aziende del Triveneto, aziende sane, aziende che vogliono investire sul rapporto col cliente, sul rapporto con quel che va nel tempo, e quindi non è un mordi e fuggi, ma è un rapporto che nasce, un amore quasi che nasce col proprio cliente e continua man mano che i prodotti vivono, e vivono per molti anni, e quindi il cliente ritorna ed è a disposizione per qualsiasi acquisto voglia fare poi nel futuro. Io la ringrazio, io ricordo che la 41esima edizione è dal 5 al 13 marzo 2022 nella fiera di Pordenone. Grazie davvero, grazie presidente. Grazie a voi, buona grazie, giornata. Grazie, grazie, buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio per quest'ultima parte della nostra prima edizione e volevo, insomma, chiedere a Giorgio Polegato un'altra delle questioni che stanno, insomma, abbiamo sentito anche con i sindaci delle due cittadine balneari veneziane, la mancanza di manodopera, la mancanza di lavoratori. Questo ovviamente nel settore agricolo riguarda soprattutto durante il periodo della raccolta, ma c'è stato, l'avete sentito questo problema anche voi? Beh sì, da un paio di anni a questa parte, col Covid, non arrivando più i flussi migratori da Romania, dall'Albania, dal Marocco, oppure in minima parte, chiaramente è venuta a mancare una grossa fetta di operatori. Ci si augura che quest'anno venga regolarizzata questa cosa, in modo da avere quelle, si parla di almeno 3-4 mila persone che servono dall'estate fino all'autunno per fare tutto quello che serve in termini di raccolta. Perciò è un problema che sentito, che va assolutamente gestito e risolto. C'è la possibilità di farlo, perché ormai la situazione non è più quella di 2 anni fa.
Perciò i flussi vanno gestiti, deve essere dato quelle possibilità a chi da sempre veniva in Italia a lavorare quei due mesi di continuare a farlo. Ecco, lei parla appunto di lavoratori che arrivano dall'estero, ma lavoratori italiani, cioè anche stagionali, parliamo delle zone balneari, ma anche comunque c'erano studenti, universitari, si è persa un po' questa voglia, sì, di ma fare... Lì purtroppo è un problema anche di regolamentazione, nel senso finché c'erano i voucher era molto più semplice perché era un costo certo, non andava a gravare su pensioni o altro. Adesso chiaramente le aziende devono assumere tutti gli effetti anche per un periodo breve, che sia un giovane, che sia un pensionato o chiunque, chiaramente non tutti sono disponibili poi a farlo perché ha un costo, perché la gestione non è così semplice e perciò la burocrazia in questo caso non aiuta. Secondo i voucher invece, che sono nati per il mondo agricolo, erano sicuramente la soluzione migliore, che però non è più stata, diciamo, utilizzata, non ci è stata data più la possibilità negli ultimi 3 anni, e questa è stata una perdita sensibile e grave per il nostro ambito, per il nostro comparto, perché era uno strumento molto semplice, ripeto, a costo certo, evitava comunque anche pagamenti che non fossero regolari, perché comunque in quel caso lì conveniva assolutamente farlo. Speriamo, ripeto, che siamo andati a pagare errori di altri settori che non erano quello agricolo, e ci è venuto a mancare sicuramente un metodo molto, molto facile, dove comunque tanti si avvicinavano appunto perché avevano, certo, la possibilità di guadagnare senza dover avere comunque di costi poi aggiuntivi che insopportabili. Ecco, Presidente, per tornare insomma a quello che l'associazione, la Coldiretti, può chiedere al governo, che cosa chiederebbe in questo momento per cercare di risollevare un comparto? L'abbiamo sentito anche da Renato Pugliatti, insomma, non solo il comparto del florovivaismo, ma tutto il comparto agricolo e tutti i comparti, nel senso che il problema delle bollette riguarda tutti, però insomma per il vostro settore che cosa cosa potrete chiedere al governo? Bisogna trovare quegli strumenti per alleggerire quelli che sono oggi i costi delle bollette energetiche. Lo si deve fare con dei sgravi fiscali, intervenendo appunto togliendo quelli che sono perché sappiamo benissimo, prendiamo la benzina che non costa 1,80 euro di puro petrolio lavorato, ma bensì quelli che sono i costi delle tasse, diciamo, sono per una buona parte. Quella parte lì, nel caso dell'energia, va ridotta in modo da dare la possibilità comunque alle aziende sì di avere un aumento che sia sopportabile, sia accettabile almeno per un periodo, perché altrimenti non si riesce a sopravvivere. Questa, diciamo, è la proposta che è stata fatta. Poi ci sono anche altre, diciamo, proposte fatte nell'ambito, per esempio, del settore lattiero-caseario, dove ci deve essere un raccordo di filiera, che dove il Ministero è protagonista in questo senso, con un 4 centesimi che deve essere riconosciuto in buona parte dalla grande distribuzione, in parte anche dai trasformatori, per sostenere un comparto che è in grossa difficoltà. Perciò ci si augura che quel famoso tavolo che hanno aperto ancora qualche mese fa si riesca a chiudere e trovare quella unità di intenti per sostenere un settore che oggi è sicuramente fra i più colpiti in assoluto. Poi, ripeto, il costo dell'energia, del gas, della luce, del gasolio anche per la trazione, è sicuramente oggi sono voci che vanno a incidere tantissimo, e anche lì bisogna che comunque il governo trovi il modo di sostenere un'economia del territorio che è in grande difficoltà, come dicevo, e non ha possibilità di coprire quelli che sono i costi, e non marginalizzare, non pensare comunque di fare investimenti e quant'altro, ma di sopravvivere. Ecco, le abbiamo detto prima, insomma, un po' tutti i settori sono colpiti da questi rincari, tutti, non solo gli imprenditori, non solo i settori
vari, ma anche i cittadini stessi che si sono trovati, certo, perché bisogna dirlo, con bollette davvero raddoppiate un po' in tutto, ma non solo il carburante che si è alzato. E non so se la regia riesce a mandarmi in onda il servizio che abbiamo fatto ieri, che parla proprio dei rincari, il mondo del commercio, rincari ma non solo. A Treviso, Veneto Imprese Unite chiede il rinvio delle scadenze di restituzione dei prestiti comunali e poi affronta anche il tema della delle città spopolate durante la settimana, facendo proprio delle proposte. Sentiamo quali. Tornare ad esempio a dei parcheggi gratuiti in determinate fasce orarie durante la settimana, ma in generale rendere appetibile il centro facilitando l'accesso e il servizio di alcune strutture dal lunedì al venerdì. Andrea Pinzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite, sintetizza una delle proposte avanzate nel pomeriggio al vice sindaco di Treviso e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi. La città, dice, dal lunedì al venerdì resta pressoché vuota e il post carnevale lo dimostra. Le situazioni come quelle di questi giorni, con le festività di Carnevale, San Valentino primo, Natale, sono sicuramente belle, attirano turisti, però abbiamo visto tutti quanti, ne parlava questi giorni qua anche il Federico Capraro, presidente Ascom, non portano poi reale economia nelle casse dei negozi, soprattutto dei ristoranti. I bar ovviamente fanno qualche spritz in più, ma si tratta di due giorni di festa. C'è necessità quindi di investire magari un po' meno in questo momento di partenza negli eventi estemporanei e tornare a dare aiuti perché la gente venga a spendere in città dal lunedì al venerdì. Veneto Imprese Unite propone anche la creazione di un tavolo permanente che si raduni con cadenza mensile, attorno al quale si confrontino comune e associazioni di categoria del commercio, così da avere voce in capitolo, dice a Pinzoiello, sulla programmazione di Cassugana. Nel frattempo l'associazione prosegue il confronto con i prefetti del Veneto, già incontrati quelli di Verona e Padova, domani sarà la volta di Rovigo. In agenda sgravi legati anche ai continui rincari dell'energia che a causa della guerra in corso rischiano di protrarsi. Posticipare la partenza del prestito garantito dallo Stato del primo decreto Cura Italia, che però nel mille proroghe sembra già abbia avuto una proroga appunto di 6 mesi, parliamo di abbattimento del costo del lavoro, di abbassare lo scaglione per il credito d'imposta sugli affitti, tornare al 30% così come erano i decreti precedenti, e poi rivedere alcune tasse locali tipo Tari e Cosa per le aziende più in difficoltà, e anche la partenza delle cartelle esattoriali che adesso con mille proroghe possono essere di nuovo dilazionate entro aprile del 2022, però serve una sospensione almeno per le aziende veramente in difficoltà. Presidente, insomma, l'abbiamo sentito anche da Pinzoiello, la situazione è questa, i turisti non arrivano nella città, comunque la gente va poco ai ristoranti. E questo ovviamente influisce anche nel... Siamo nella stessa barca alla fine, perché se il ristoratore non lavora, se il bar non consuma, è chiaro che di conseguenza il settore vinicolo in particolare e il settore dell'ortofrutta, della carne e dei formaggi ne soffre. Difatti questi 2 mesi il calo di consumi che c'è stato non solo a Treviso ma a livello nazionale va a pesare nelle aziende, perché i consumi che si sono visti l'anno scorso da giugno in poi oggi purtroppo non ci sono, per i motivi che abbiamo detto. E io spero che ci sia un cambio di passo, che magari con la primavera, che la gente comincia a uscire e spero a consumare, che si riprenda un attimo quel ritmo normale, fra virgolette, che c'è bisogno, perché ripeto, oggi i cali di consumo ci sono e sono vistosi. Ecco, parlava anche il presidente di Veneto Imprese Unite, parlava anche di sgravi fiscali, di posticipare insomma i prestiti che erano stati sospesi durante la pandemia, e potrebbero essere questi strumenti importanti. Beh, assolutamente sì, lo si è fatto anche per il passato quando c'è stata la crisi economica 2008, che anche i mutui si potevano sospendere anche di un anno. Io credo che ci siano tutte le condizioni oggi per rifare quell'intervento per andare a sostenere, ripeto, l'economia globale, perché se le aziende hanno comunque già un esborso maggiore per mantenersi con questi aumenti che abbiamo visto, e in più comunque quelli che sono i costi giornalieri che comunque devono affrontare, in più anche chiaramente gli investimenti fatti nel passato, il tutto fa sì che si mandano le aziende in grande difficoltà. Perciò almeno da una parte riuscire a alleggerire questa uscita sarebbe già
un andare incontro alle necessità. Ripeto, lo si è fatto in passato quando ci sono stati momenti difficili, oggi è un momento ancora più difficile, motivo in più perché si debba fare anche questo intervento. Ecco, lei diceva siamo tutti nella stessa barca, ogni settore è legato. Certo. Quindi insomma anche il presidente di Veneto Impresa Notte diceva dobbiamo fare probabilmente squadra, unirci, perché comunque se un settore va male anche l'altro non può andare meglio. Assolutamente, ma noi siamo sempre in contatto con le associazioni, con l'ASCOM, con il Presidente Capraro, perché è chiaro, ripeto, i problemi che viviamo, li viviamo, sono uguali per tutti, no? Perciò trovare anche delle forme di collaborazione è necessario oggi per cercare di in qualche maniera di sensibilizzare chi di dovere. Perciò da quel punto di vista noi siamo sempre stati molto aperti, in primis con le categorie di settore che ci riguardano, ma non solo, ripeto, perché oggi si deve fare a squadra a prescindere, anche non solo in questi momenti di difficoltà, ma soprattutto anche quando le cose si spera vadano un po' meglio, anche in termini di promozioni, dal punto di vista commerciale, comunque di fare tutto quello che è necessario per aiutare le aziende, dare visibilità e fare anche iniziative che siano d'aiuto appunto a tutti quelli che gli attori che abbiamo visto dalla parte dal settore primario fino alla parte commerciale, che è fondamentale, ripeto, per i consumi, per essere ancora più interessati nei confronti del consumatore. Ecco, io lo ricordo prima di chiudere che questa sera alle 18.30 ci sarà questa mobilitazione a Zero Branco, un'iniziativa che è stata promossa dal Comune. Ci saranno anche alcuni vostri... Sì, beh, certo, sicuramente noi ci siamo mobilitati e dati da fare perché questo diciamo, flash mob sia di successo, dando la disponibilità appunto con i nostri non solo produttori locali ma anche altri del territorio che siano presenti con i mezzi e anche personalmente per dar man forte insomma a questa iniziativa che trovo assolutamente lodevole e utile per, ripeto, far sentire la propria voce e anche fare un grido di allarme che far capire che la situazione è assolutamente difficile. Siamo arrivati al termine, ringrazio davvero Giorgio Pollegato per essere stato grazie con noi fino ad ora, grazie davvero. Ringrazio i registi Tony Esposito e Andrea Basso che ci hanno seguito passo dopo passo in questa diretta. A me non rimane che salutarvi ricordandovi che questa sera nei telegiornali tutte le notizie di cronaca saranno approfondite ovviamente dai colleghi. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.